Mi sentite? Sì, buongiorno a tutti, benvenuti. Grazie di essere venuti a questa sessione che fa parte del percorso integrazione e in particolare oggi tratterà il tema dell'integrazione semantica dei dati. Grosso modo avremo interventi su i tre elementi che costituiscono il titolo della sessione, quindi parleremo di semantica, parleremo di integrazione e parleremo di come il percorso della progressiva ha portato a una progressiva affermazione delle nuove approcci all'integrazione. Abbiamo cinque interventi, tre dell'Istat, il primo sarà di Roberta Radini sul sistema di integrazione semantica dei dati all'interno del sistema dei registri. Giorgia Lodi di Agid, la seconda presentazione su Ontopia, la rete di ontologie e vocabolari controllati per la pubblica amministrazione. Poi Raffaele Lillo, che vediamo spesso in tanti convegni, l'abbiamo incontrato a Data Driving Innovation, al Forum PA, quindi insomma ci parlerà anche oggi del DAF, del Data Analytic Framework. Poi sarà Grazia Di Bella, ancora dell'Istat, che invece parlerà di un altro aspetto dell'integrazione relativa alla qualità dei dati, e chiuderà Carlo Paccari con un panorama europeo. Allora, per introdurre le presentazioni ho pensato di dare alcune chiavi di lettura legate proprio al titolo del seminario. Quindi il primo è sulla semantica. Allora, questo è un volto non molto conosciuto. È di Michel Breal e è famoso per due cose. La prima è che ci interessa poco, è che quello che ha riscoperto la maratona in pratica trasformandola in una gara per le Olimpiadi di Atene del 1896, ma soprattutto perché è l'inventore del termine e dei studi di semantica. Ora chiaramente lui non poteva immaginare cosa sarebbe successo poi alla sua invenzione, però il motivo fondante è che lui chiama scienza della significazione la semantica, e cioè si chiede per quali motivi le parole, che pure vengono create con un significato predefinito, a un certo punto cambiano significato. E questo è stato poi sfruttato da vari linguisti, per esempio con il rapporto tra i termini, un termine semplice come albero può essere declinato nelle varie lingue in maniera diversa. Allora, i primi grandi insegnamenti della semantica sono che il valore di un qualche elemento conoscitivo, vuoi parola, frase, enunciato, insieme di simboli e oggi dati, è nel suo significato e nell'essere in relazione con altri elementi conoscitivi. La seconda grande insegnamento che fin dall'inizio la semantica dava è quello che i significati mutano. Io ho, come si fa a gestire questo mutamento? Io una risposta ce l'ho, ma sarà data in particolare da Roberta Radini e da Giorgia Lodi sulle ontologie. Seconda cosa, integrazione. L'integrazione che qui vediamo, abbiamo visto un percorso di evoluzione. Qui ho chiamato modello inizio secolo, che sembra un tempo fa, sono quasi 20 anni che uscì l'approccio SDMX, che si incentrava su il pattern di scambio dati, quindi si passava da un accordo bilaterale tra parti a un gateway fino all'approccio data sharing. Ora invece il paradigma è completamente diverso, e cioè si parla di architetture di integrazione o di piattaforme di integrazione, e su questo parlerà in modo più specifico Raffaele Lillo, specialmente con la Integration Platform as a Service. Infine, la progressiva affermazione, perché è importante? Perché dà l'idea di un percorso laborioso, graduale e faticoso che ha portato da quando tutto era silos, filiera o stovpipe a nuovi approcci all'integrazione tramite registri, data lake e open data che si basano su ontologie, dizionari, glossari e metadati. Quindi tutto prima era a filiera, adesso tutto no, quasi tutto no, ma almeno qualcosa potrà essere condiviso. Le figure che vedete sotto sono tratte dalle presentazioni che faranno i relatori, e in particolare avremo Radini, che in qualche modo è collocata in questo scenario sul fronte Istat,
Di Bella, che in qualche modo nasce da Istat, però abbraccia fonti che vengono dall'esterno dell'istituto. La parte che tratterà Raffaele Lillo è chiaramente collocata a livello nazionale, però ha un aggancio anche con Istat. Giorgia Lodi parlerà appunto dell'integrazione semantica prevalentemente all'interno del mondo nazionale, mentre Carlo Vaccari invece si sposta sul fronte del mondo, anche se per ora solo Europa, raccontando la Linked Open Statistics. Do subito la parola quindi a Roberta, questo è il telecomando, ti avverto a 10 minuti. Noi pensiamo di fare così, 20 minuti a presentazione, per lasciare spazio un quarto d'ora di domande, dibattito finale. Se tra una presentazione e l'altra ci fosse bisogno di qualche chiarimento specifico spot, lo possiamo chiaramente fare diciamo, una o due domande al volo, però inerenti esclusivamente alla presentazione e richiesta di chiarimenti. Ok, buongiorno a tutti. Cominciamo subito con una breve carrellata. Allora, la presentazione è incentrata sulla definizione del sistema integrato dei registri, che è uno dei progetti in cui è coinvolto l'Istat, le motivazioni per cui si è scelto di intraprendere questo progetto. La parola focale di questa presentazione è il termine integrazione, quindi vi parlerò brevemente di come si è scelto di integrare tutti i registri che fanno parte del sistema dei registri, e il ruolo dell'architettura dei dati e delle ontologie in questa integrazione, e veramente un accenno della tradizione che c'è in istituto ormai più che ventennale di trattare i dati e di organizzarli in registri. E poi un accenno su quella che sarà l'architettura di accesso ai dati del sistema. Il sistema integrato dei registri, che chiamiamo SIR, sostanzialmente il nome stesso ci dice essere una struttura che centralizza i dati. Questi dati sono integrati e integrati tra di loro, ma nascono già in ogni registro con delle funzioni di integrazione delle varie fonti amministrative che li alimentano e delle indagini statistiche. Il sistema è sostanzialmente un sistema di microdati che quindi consente una gestione unitaria di tutti i tematismi che l'istituto tratta, dai sociali agli ambientali, e l'integrazione viene svolta sia a livello concettuale e statistico che fisico. Il sistema copre le tre grosse aree tematiche dei dati dell'istituto, che sono la popolazione, le unità produttive e il territorio. L'architettura di questo sistema, che mette in relazione tutte le informazioni, ci consente di dire che è un sistema. I registri sono a loro volta organizzati secondo le loro principali funzioni, quindi abbiamo definito i registri come registri base nel caso in cui raccolgano tutte le unità statistiche per ogni singolo tematismo e ne caratterizzano. Le singole unità sono caratterizzate da variabili che chiamiamo core, stabili nel tempo, che ci consentono di fare una selezione di popolazioni statistiche. Un esempio: per il registro degli individui, la variabile genere ci consente di fare una selezione di popolazione per genere, o la variabile di residenza anagrafica ci consente di fare la selezione delle popolazioni anagrafiche residenti per ogni comune di residenza. L'altra grande classificazione dei registri sono invece i registri satellite. I registri satellite hanno la funzione di estendere il corpo informativo dei dati.
Questi a loro volta si distinguono in satelliti estesi o tematici. La sostanziale differenza è che l'esteso fa riferimento a una popolazione, quindi estende l'informazione relativa a una singola popolazione in esame, mentre il tematico estende l'informazione rispetto a un tematismo e non rispetto a una singola popolazione statistica. Quindi da qui avrete già intuito che l'asset principale dell'Istat sono i dati, e quindi l'Istat ha dedicato uno dei suoi 7 progetti strategici alla realizzazione di questo sistema. Perché? Perché ci consente sostanzialmente di centralizzare l'informazione, come ha già introdotto Stefano, di unificarla e consentire tramite l'integrazione una lettura trasversale dei vari tematismi, ma non solo trasversale, diciamo, coinvolgendo più aspetti tematici, ma anche ci consente di darne una lettura longitudinale, cioè seguire un fenomeno nel tempo. Ovviamente un altro elemento è la standardizzazione. Il sistema nasce come un unicum, quindi ogni registro che alimenta il sistema avrà un processo di costruzione standardizzato. Questo, come sapete, è anche garanzia di qualità sostanzialmente, oltre che di ottimizzazione dei processi e delle risorse. Il come abbiamo realizzato l'integrazione, che era la parte ovviamente più sfidante, è stata mettere insieme tutte le expertise dell'istituto, che vanno dalla metodologia alla statistica all'architettura, dove l'architettura anche qui è sia metodologica che tecnologica, e abbiamo curato i due aspetti principali dell'integrazione: quello concettuale, che è quello appunto che ci consente di mettere in campo sia metodi statistici di integrazione che di gestione della qualità dei dati, sia soprattutto mettere intorno a un unico tavolo tutti gli esperti di dominio che ci hanno consentito di costruire, ci consentiranno di costruire una lettura unica dei dati, o quantomeno condivisa e servente le necessità di tutti i settori di produzione. L'integrazione è stata fatta anche con scelte architetturali di organizzazione dei dati e dando un peso particolare ai metadati, quindi costruire veramente un sistema metadata driven, come si suol dire. L'integrazione logico-fisica ha coinvolto ovviamente un'architettura più spinta alla creazione di strutture di dati, di elaborazione di questi e di strutture tecniche che realizzassero una messa insieme di una grandissima mole di dati. Poi vi farò un breve excursus anche su questo. E l'elemento, diciamo, che ci ha consentito mettere intorno a un tavolo unico tanti esperti tematici con tante prospettive diverse è l'ontologia. L'ontologia, vi do una brevissima definizione, poi ne sentirete parlare anche da Giorgia Lodi, è una rappresentazione formale di concetti che coinvolgono più domini. Questa rappresentazione formale, grafica, però non è solo un disegnino, è qualcosa di molto potente, supportato da tecnologie che ci consentono di collegare questa formalizzazione ai dati e poi poterla rendere leggibile sia da interrogazioni fatte, diciamo, da un utente umano che da un utente macchina. Quindi l'ontologia è stata utilizzata per consentire un'integrazione globale dei concetti. Vi farò vedere poi l'ontologia del registro del lavoro. Ci ha richiesto quasi un anno di lavoro, ma non per, come dire,
come dire, un bizzo strano, ma perché l'ontologia del registro del lavoro ci consentirà di leggere le informazioni relative al lavoro secondo l'ottica sociodemografica, secondo l'ottica economica, secondo le diverse prospettive che si occupano di questa tematica. E, come vi dicevo, l'ontologia ci consente di mappare la rappresentazione grafica sui dati e chi accede ai dati è completamente staccato dalla struttura dei dati, deve solo interrogare l'informazione, il concetto, non ha bisogno di sapere come i dati sono strutturati, quale tabella, quale campo, in quale database. Inoltre, nel mapping e nella definizione dei concetti vengono introdotte non solo definizioni, relazioni, ma soprattutto vincoli. Questi, applicati in modo automatico ai dati, ci consentono anche di farne un check, ossia che i dati nei vari repository rispettino i vincoli di definizione. Quindi, da questo punto di vista, capirete che questo strumento rende il metadato non più, diciamo, con un aspetto di corredo o di documentazione, ma assume un aspetto attivo. E questo deve, diciamo, è tanto più potente quanto manterremo sempre allineati i metadati rispetto ai dati. Qui vi faccio vedere uno stralcio veramente dell'ontologia del registro del lavoro, dove vedete rappresentata la posizione lavorativa, che è l'unità statistica di questo registro, che mette in relazione l'individuo, in questo caso l'individuo è il lavoratore, e questo individuo collega l'ontologia del registro del lavoro all'ontologia del registro degli individui. Quindi nell'ontologia del registro degli individui si potranno navigare e analizzare tutte le caratteristiche dell'individuo. Questo è il punto di contatto tra le due ontologie. Inoltre abbiamo anche l'altro lato, diciamo, del lavoro, che è quello dell'unità economica, che in questo caso potremo definire come produttiva o non produttiva. Questa ci consentirà di collegarci sia al registro delle unità produttive sia al registro degli individui, perché ad esempio in un rapporto di lavoro di domestici il datore di lavoro non è un'unità produttiva. Questo ci consente di collegare in modo concettuale, ma anche a livello di dati, tutti i vari registri che compongono il sistema. E questa invece è una rappresentazione molto light di quello che possiamo dire l'integrazione fisica. Ogni registro ha una caratterizzazione con un ID della sua unità statistica, che viene messa in condivisione con tutto il satellite dei registri ad esso collegato. Quindi l'integrazione fisica è fatta con una condivisione di chiavi che identificano le unità statistiche. E l'ontologia, con, diciamo, la tecnica, l'architettura Ontology Based Data Management, ci ha consentito di mettere insieme i due livelli, il livello concettuale con il livello logico-fisico, attraverso un mapping che collega il concetto, come vedete il rettangolino verde punta al registro al registro base degli individui, mentre il quadratino arancione punta al registro delle unità produttive. Quindi il mapping ci collega il concetto espresso e rappresentato nelle ontologie direttamente con i dati. E adesso vi faccio questo brevissimo excursus con le esperienze che abbiamo in istituto. Come vi dicevo,
in istituto il primo registro nasce già nel 96, era il registro delle E, il registro delle imprese, noto anche con l'acronimo ASIA, a cui negli anni a seguire si sono aggiunti il registro dei gruppi delle imprese e il registro delle unità locali e poi il registro delle istituzioni pubbliche e delle no profit. L'insieme del registro business register, scusate, l'insieme dei registri ha costituito poi il business register che nel 2011 è stato di supporto al censimento permanente industrie e servizi. Nel proseguo degli anni è nato e sviluppato il registro delle aziende agricole e si sono poi ulteriormente espansi il registro delle no profit e delle istituzioni pubbliche e nel 2016 è stato varato il progetto che vi dicevo che ha visto appunto il nascere del SIR e con esso è iniziato una primissima sviluppo oltre che progettazione di altri registri che è il registro dei luoghi, il registro degli individui e il registro delle relazioni lavorative. Il registro dei luoghi è veramente un mondo perché va sotto il termine di luoghi, ma in realtà contiene tutte le componenti che rappresentano il territorio. Quindi in questo primissimo prototipo sono state realizzate le componenti indirizzi e unità amministrative. Al momento le relazioni del registro del lavoro sono fatte con il registro degli individui e con il registro delle imprese ASIA e il registro delle istituzioni pubbliche, perché poi nel proseguo, nel biennio 2018-2019, si vede già nella programmazione il completamento di alcune e buona parte delle componenti che realizzeranno il sistema, ad esempio con la nascita del registro registro base delle unità produttive, a cui si aggiungeranno poi già da quest'anno per il 2018 ad esempio il registro dei luoghi e il registro degli individui saranno di supporto al censimento della popolazione. Già da adesso stanno dando supporto alla definizione della lista di campionamento. Nel proseguo la stella si allargherà di altri registri, ad esempio del registro tematico dei percorsi formativi, del registro dei redditi, del registro delle abitazioni degli edifici e di molti altri. Al momento non li ho rappresentati tutti perché sono veramente tanti, sia quelli a livello di studio di fattibilità, di sperimentazione e di prima realizzazione. Tutto questo ha necessità di un'architettura di accesso a questi dati. Come avrete visto, l'ampiezza informativa è notevole. In questa slide vi riassumo un momento il processo di costruzione dei registri. Nascono dalle fonti amministrative e dalle indagini, subiscono un processo di integrazione che viene per ogni singolo registro nella costruzione delle unità statistiche e dei loro attributi e delle loro relazioni, ma poi nello strato che li mette in relazione tra di loro e poi nell'implementazione del livello di virtualizzazione che ci consente la lettura trasversale dei dati. Su ogni registro verranno poi costruite delle viste che sezioneranno sostanzialmente, secondo le esigenze poi degli utenti finali, la vista sui dati.
Lo strato di consumo ovviamente dovrà ottemperare a tutte le esigenze di accesso ai dati, quindi consentirà di avere viste micro oppure viste macro, quindi attraverso diciamo, delle strutture multidimensionali e anche attraverso le ontologie, l'accesso alle ontologie che sarà mappato sul livello di virtualizzazione. E questi strumenti ci consentiranno di fornire sia a un utente interno statistico che dovrà condurre le sue analisi scientifiche sui dati, sia a altri sistemi di produzione, ad esempio le forniture per i censimenti, quindi un collegamento flusso di dati che andranno dal sistema centralizzato dei registri ai singoli sistemi di produzione, oppure soddisfare i sistemi di diffusione o di analisi. Ovviamente tutto questo dovrà prevedere una gestione degli accessi ai dati che saranno gestiti per tematismi, per variabili, per livelli di accesso in generale, ma soprattutto dovrà per ogni strato essere messo in atto un sistema che gestisce i processi dei singoli registri e dell'insieme del sistema. Grazie. Timing perfetto. Timing perfetto. 20 minuti precisi, prima del gong. Allora, se c'è appunto una domanda spot di chiarimenti, di curiosità, altrimenti andiamo avanti e ci riserviamo a fine sessione uno spazio dibattito a cui vi invito già adesso a pensare a cosa chiedere. Allora, se non c'è nessuna domanda, Giorgia Lodi proseguirà il discorso sulle ontologie allargando il panorama e parlando di ciò che avviene al di fuori dell'Istat. Ok. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie. Andato troppo avanti. Ok, allora diciamo prima di addentrarci nel discorso ontologia che continuerà in questa presentazione, volevo farvi notare come questo discorso dell'ontologia ce l'abbiamo anche nella nostra normativa italiana. Quindi volevo darvi un attimo un contesto legale attraverso cui anche le azioni di AGID si collocano su questo tema specifico dell'integrazione dei dati e sull'interoperabilità semantica. Di fatto, la prima cosa è il codice dell'amministrazione digitale che parla di dati, parla anche di linee guida. AGID fa linee guida da sempre e AGID, tra le altre cose, già nel 2012, okay, primo paese in Europa, aveva presentato questo discorso della modellazione ontologica all'interno di linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i cosiddetti linked open data, tra l'altro con una partecipazione anche molto attiva dell'Istat alla stesura di queste linee guida. Quelle linee guida rientrano all'interno del cosiddetto codice dell'amministrazione digitale, però c'è anche un'altra norma che forse magari è un po' sperduta ai più, però c'è una legge del 2012 inserita dal governo Monti di allora che in un articolo che riguarda le comunità intelligenti, termine molto generale diciamo, parla proprio del fatto che l'AGID dovrebbe emanare linee guida che dovevano dare delle istruzioni, compresa la determinazione, guardate questa è proprio la citazione dell'articolo, delle ontologie, dei servizi e dei dati per le comunità intelligenti. Quindi di fatto stiamo parlando che la normativa stessa cita il termine ontologia, ok? Questo è stato ripreso anche recentemente nella strategia italiana che è stata definita da AGID insieme al team per la trasformazione digitale, che è appunto il piano triennale. C'è una specifica parte del piano triennale che riguarda le cosiddette infrastrutture immateriali, dove c'è all'interno delle infrastrutture immateriali tutta una parte sui dati della pubblica amministrazione e detta in un qualche modo le linee di una certa strategia che si prevede per quanto riguarda la gestione di questi dati. E le vedete là, sono box, ok, in questa figura, dentro al piano triennale ci sono obiettivi e strategie meglio nucleate per ciascuno di questi box,
però come vedete ancora una volta si parla, adesso nella figura è stato messo solo il termine vocabolari controllati, ma si parla anche proprio di modelli e di ontologia, di una serie di azioni che AGID insieme alle pubbliche amministrazioni dovrebbero fare e avrebbero dovuto anche fare, in parte le facciamo, proprio su questo tema dell'integrazione dei dati e dell'interoperabilità semantica. Quindi, per dare effettivamente attuazione a quello che è indicato all'interno di questo piano triennale, quello che abbiamo fatto, diciamo, da un annetto a questa parte, è stato quello di creare quella che noi chiamiamo Ontopia, cambio l'accento rispetto a quello che è stato detto prima, che è di fatto una vera e propria rete di ontologie, ma anche direi di vocabolari controllati, fra poco vi spiegherò anche in che modo, che noi rendiamo disponibile tutto pubblico, okay? Chiunque può contribuire tra l'altro alla sua evoluzione, alla sua estensione, per la pubblica amministrazione. Qui ho voluto riportare anch'io la definizione di ontologia, tra l'altro ci ritroviamo pienamente Roberta su questo, però ho voluto riportare la definizione di ontologia di vocabolari controllati perché è molto spesso noto, anche negli ambienti dove si parla di queste cose ogni tanto, che c'è confusione tra i due termini, ok? In realtà per noi sono due cose diverse, ok? E le trattiamo in due modi diversi, anche da un punto di vista tecnico. L'ontologia è qualcosa di molto più articolato di un vocabolario controllato, è appunto una specifica, formale, esplicita, di una concettualizzazione, di una rappresentazione di un certo dominio di interesse, tipicamente nasce sulla base di alcuni requisiti espressi all'interno di gruppi che coinvolgono anche esperti di dominio. Il vocabolario controllato invece, dal nostro punto di vista e come noi lo trattiamo, è una serie di termini e di codici tipicamente che sono predefiniti, preselezionati, autorizzati e che facilitano, naturalmente lo capite molto bene, voi che lavorate con i dati proprio tutti i giorni un po' come noi, che facilitano appunto la ricerca delle informazioni e l'indicizzazione delle informazioni stesse. Ora, volevo dirvi come è nata Ontopia, quali sono i principi alla base della sua definizione e che ci guidano ogni giorno quando ci lavoriamo e qual è lo stato attuale che è, come vi dicevo prima, pubblico e è a disposizione di tutti. Allora, i principi li vedete qui enucleati in questa slide. Allora, prima di tutto abbiamo deciso di applicare una metodologia disponibile, tra l'altro pubblicata su articoli scientifici, si chiama Agile Extreme Design. È una metodologia che mette insieme un approccio agile con un approccio basato a cosiddetti ontology design pattern. Non so quanti di voi conoscono questa definizione, però degli ontology design pattern sono delle soluzioni di modellazione a dei problemi ricorrenti all'interno della modellazione. Dal nostro punto di vista, l'uso di questi ontology design pattern crea veramente il cosiddetto concetto di interoperabilità semantica, perché se condividiamo lo stesso modo di modellare problemi di modellazione che ci capitano anche in diversi domini, effettivamente riusciamo a mettere in connessione questi domini e quindi effettivamente a creare integrazione e riusciamo a capirci. Questo è il punto fondamentale. L'altra cosa che abbiamo voluto fare fin dall'inizio è dire le ontologie dal nostro punto di vista devono abbracciare l'approccio al multilinguismo. Ci sarà l'intervento europeo, no, per la visione europea, facciamo tutti questi lavori per far sì che anche un paese europeo tipo i belgi, che sono molto forti anche in questo lavoro, possano capire le nostre ontologie, possano magari raffrontarle e cercare magari anche di capire quali sono i punti di contatto in comune. Per fare questo abbiamo bisogno di produrre un qualcosa che non sia soltanto in italiano, ovviamente. Abbiamo anche cercato di dire, rendiamo disponibili le ontologie in diversi formati, no? Cioè le ontologie, ci sono dei linguaggi, degli standard del web semantico che vengono utilizzati per la loro definizione, li rendiamo disponibili in serializzazioni che catturino il mondo di quelli che capiscono un pochino di più di XML, quelli che magari maneggiano un pochino di più di JSON, che adesso è molto utilizzato, e quindi vogliamo in questo modo cercare di ampliare la platea di persone che possono avvicinarsi ad un argomento che comunque ancora è abbastanza di nicchia. Altro elemento fondamentale che riguarda la parte di ontologie, ma anche poi per la parte di dati veri e propri,
Le ontologie hanno, sono formate tipicamente da dei concetti che sono identificati in maniera univoca, no? Nel mondo del web semantico il concetto principale, che poi è il concetto, no, dell'interoperabilità semantica, dare un'identità a delle cose, okay, sono identificati univocamente da dei cosiddetti URI, cioè Uniform Resource Identifier. Abbiamo scelto di includerli in inglese, sempre per l'ottica di creare il nostro, di contribuire alla creazione del cosiddetto Digital Single Market che ci dice l'agenda digitale europea, e siccome devono essere persistenti, abbiamo deciso di abbracciare l'uso di un servizio di una comunità che viene ospitata all'interno del V3C, che offre proprio questa possibilità di avere URI persistenti. Questo servizio si chiama v3id.org. Abbiamo richiesto di fatto di avere v3id.org Italia, ok? E quindi da lì sotto noi possiamo definire degli URI persistenti per tutti, ok? Volendo, per tutti voi che volete usare URI persistenti, possiamo offrire questa possibilità. Nel nostro caso specifico di Ontopia abbiamo che sotto Onto, diciamo, ci stanno tutte le ontologie, sotto i controlled vocabulary ci stanno tutti i vocabolari controllati, e sotto i data ci saranno i linked open data che stiamo effettivamente creando a partire dalle ontologie, e vi dirò questo in fra due slide, direi quasi. L'altra cosa che abbiamo fatto è un approccio metodologico importante, su questo voglio fare un appunto perché di solito riceviamo sempre molte critiche. Le ontologie non siamo i soli a crearle, il V3C lo fa per definizione, è un organo di standardizzazione. Allora, perché rifare l'ontologia se c'è già il V3C che fa l'ontologia delle organizzazioni, per esempio, no? Allora, noi abbiamo deciso di utilizzare un approccio cosiddetto di riuso indiretto di ontologie già esistenti allo stato dell'arte. Che cosa vuol dire riuso indiretto? Vuol dire che io definisco la mia semantica in maniera tale anche che io riesco a controllare la mia semantica, e in una fase successiva allineo questa mia semantica alla semantica disponibile allo stato dell'arte all'interno del web semantico. Allineare vuol dire creare dei collegamenti, far sì che quando io vado a creare dei dati che sono modellati secondo quelle ontologie, io posso anche andare a materializzare questi allineamenti a queste ontologie che noi effettivamente abbiamo creato. L'ultimo punto, ma non per importanza, anzi secondo me forse uno dei punti principali, è che per far sì che queste cose vengano adottate anche nel mondo della pubblica amministrazione, che a mio modesto parere l'Istat è un caso per esempio di eccellenza, ok, ce ne sono anche altre di amministrazioni centrali, ma se io penso a un comune piccolo, non si può pensare di far sì che questo comune piccolo possa capire tutto il modello, anche tutta la complessità che Roberta prima ha provato a descriverci. Se vogliamo far sì che questo abbia una più ampia adozione, dobbiamo creare degli strumenti affinché queste cose siano più facilmente leggibili, anche da persone che non hanno la competenza che possiamo avere noi, e quindi una navigazione HTML di queste ontologie, di questi vocabolari controllati può sicuramente aiutare. Naturalmente abbiamo anche un'interrogazione molto più tecnica, specializzata anche per le macchine, attraverso per esempio uno Sparkle Endpoint che abbiamo messo a disposizione attraverso il DAF che Raffaele dopo ci illustrerà. Brevemente l'approccio tecnico che vi dicevo prima, ho cercato di illustrarlo in questa slide, un punto fondamentale che ha detto Roberta prima che volevo richiamare anch'io. Allora, le ontologie tipicamente sono nel cosiddetto open world, nel mondo open world, no? Ok, se voi guardate un'ontologia del V3C, per esempio prendo, visto che si è parlato di metadati, prendo l'ontologia DICAT, non so se la conoscete, per la metadatazione generali di dati che vengono catalogati, ok? E se voi andate a vedere quell'ontologia è possibile quasi tutto, ok? In realtà però c'è anche scritto nella specifica che volendo è possibile estendere quella ontologia o creare dei cosiddetti profili applicativi. Che cosa sono i profili applicativi? Sono delle estensioni magari di un'ontologia più generale, dove magari anche dei vincoli, Roberta prima lo citava, possono essere definiti. Ecco,
quello che noi stiamo cercando di fare qua non è solo creare l'ontologia open world, ok? Ma vogliamo creare proprio dei profili applicativi. Perché vogliamo creare i profili applicativi? Perché, a mio almeno modesto parere, il profilo applicativo dà anche una garanzia di qualità del dato. Cioè, se io dico che un individuo deve essere identificato univocamente da un codice, uno e uno solo, quello è un vincolo, lo devo poter esprimere, ok? In maniera tale che poi, quando creo il dato, o quando qualcun altro crea il dato, vado a verificare che effettivamente rispetti questo vincolo. Per fare questo noi abbiamo scelto di usare, qua entro un attimo nel tecnico, ci sono diverse possibilità, diciamo almeno due io ne conosco, una che si sta affermando molto in altri paesi europei, che è l'uso di uno standard W3C che si chiama Shackle, che serve per definire dei vincoli su dei nodi di un grafo, ok, perché stiamo parlando di questo di fatto. Noi abbiamo scelto di adottare delle restrizioni dell'ontology web language, quindi dentro all'ontologia definiamo queste restrizioni. L'altra cosa che vi dicevo è gli allineamenti esterni. Per fare questo noi creiamo, al di là dell'ontologia stessa, un file separato dove definiamo tutti questi tipi di allineamenti. E gli allineamenti possono essere sia molto forti, ma sia anche un po' più deboli, dove forti vuol dire se io dico che il mio concetto di individuo è esattamente identico, quindi equivalente al concetto di individuo definito nell'ontologia FOF, che è pubblicata anche, è molto nota, utilizzata in tantissimi contesti, sto dicendo che sono esattamente la stessa identica cosa. Se io dico che il mio concetto è una sottoclasse del concetto che sta all'interno dell'altra ontologia esterna, allora forse vuol dire che io ho un po' più gradi di libertà perché definisco la mia semantica che comunque è allineata anche con quella esterna. L'altra cosa che volevo farvi notare era questo discorso del collegamento con i vocabolari controllati. Questo è importante, ne abbiamo diversi vocabolari controllati, abbiamo trovato un modo formale, diciamo, di definire un vero e proprio collegamento tra alcuni concetti che noi riteniamo debbano essere controllati da un vocabolario controllato, ok? Questo serve per diverse attività, tra cui anche quella nel DAF, l'attività della standardizzazione, che non so se magari Raffaele dopo vi accennerà. E i vocabolari controllati stessi sono collegati ad altri disponibili nel web, ok? In questo caso abbiamo deciso di utilizzare per la rappresentazione di vocabolari controllati un'ontologia molto nota del W3C, in questo caso siamo andati di riuso diretto, per esempio, che si chiama SCOS, che tipicamente nasce per rappresentare appunto tesauri, tassonomie di questo tipo, e attraverso una serie di costrutti che la stessa ontologia ci mette a disposizione riusciamo anche a collegarci con altri vocabolari controllati disponibili nel web. Faccio l'esempio classico di schema.org, perché sembra che nella pubblica amministrazione adesso se non si è conformi o comunque se non si è allineati a schema.org è quasi un delitto, e in realtà molti dei nostri vocabolari controllati sono già allineati con schema.org, che tra parentesi è un'ontologia che Google conosce molto bene, che usa molto, molto frequentemente. Ora, quali sono le ontologie? Le ontologie sono tutte, per il momento sono quelle che ci sono adesso disponibili, sono tutte qua elencate, le abbiamo organizzate in questo stack, diciamo ontologico, sono tutte tra di loro collegate in una rete, esattamente quello che diceva prima Roberta, lo ritrovo pienamente all'interno di Ontopia. Roberta prima faceva vedere quella del registro del lavoro, no, che si collegava con il concetto di individuo, esattamente la stessa cosa succede qua in Ontopia, cioè ci sono delle ontologie che sono tutte tra di loro collegate. Per fare questo abbiamo anche definito un'ontologia top level che si chiama L0, l'abbiamo chiamata questo, cioè il livello di base, non dico fondazionale, insomma è un po' dura dire fondazionale, però diciamo il livello di base che consente di collegare tutte le altre ontologie, e abbiamo deciso che c'erano delle ontologie core, seguendo tra l'altro i lavori della Commissione Europea sui core vocabulary, tanto per intenderci, sulle persone, sulle organizzazioni, sui luoghi. Tra l'altro l'ontologia delle persone pubblicata è stata fatta in collaborazione con Istat, stiamo adesso lavorando su quella dei luoghi insieme, quindi c'è una collaborazione stretta con Istat su questo, e naturalmente delle ontologie verticali di dominio. In questo, all'interno, ci sono delle ontologie, diciamo, che noi abbiamo detto di supporto, che non sono proprio verticali di dominio, ma che possono essere usati in diversi domini, ma che non sono nemmeno effettivamente core.
I numeri, qua ci sono un po' di numeri, diciamo dovrebbero esserci 20 in realtà ontologie pubblicate, due sono adesso sotto, diciamo solo sul mio PC personale, però in realtà sono quasi pronte e dovrebbero essere pubblicate a breve. Non voglio, prendete sulle classi gli assiomi, i numeri un po' così, però diciamo volevo darvi un po' l'idea del fatto che è una rete che sta iniziando pian piano a crescere sempre di più. Altro punto fondamentale, ci accusano molto spesso di non collaborare con gli utenti e con le PA, in realtà non è assolutamente vero, stiamo facendo questo in collaborazione sia con enti di ricerca, con il CNR, con il Laboratorio di Tecnologie Semantiche, nello specifico, abbiamo avuto anche una collaborazione con la Sapienza, con l'Università di Roma, collaboriamo con alcune pubbliche amministrazioni, ho citato l'Istat, ma potrei citare il MIBAC, la Regione Piemonte, l'ANAC, alcuni comuni interessati ad alcune ontologie, per esempio sugli eventi pubblici. Il turismo attualmente però ti dovevo aggiornare perché il turismo è passato all'agricoltura proprio qualche giorno fa, l'ho fatto apposta in realtà questa cosa. E in ultimo l'acconvincimento degli utenti, tutta questa roba è su GitHub, chiunque può andare lì e discutere con noi apertamente, aprire issue, fare chieste di modifica, abbiamo una pull request che stiamo valutando, insomma il coinvolgimento c'è, non è che manca, anzi vorremmo che ce ne fosse di più, è un argomento un po' di nicchia ma vorremmo che ce ne fosse sicuramente di più. Il link al GitHub lo trovate in questa slide. Due parole, solo due, su Ontopia nel DAF. Stiamo costruendo un catalogo, diciamo ancora in versione alfa, ma già se vi collegate nella parte privata del DAF, poi penso che lo trasferiremo anche nella parte pubblica, abbiamo già l'elenco di queste ontologie. Qua proprio vedete c'è una parte di menu che si chiama semantica, ontologie, vocabolari controllati e come vedete c'è la navigazione anche HTML delle ontologie che abbiamo messo in piedi attraverso dei tool già disponibili che ci consentono di fare questo. Non a caso ho preso l'ontologia delle persone perché è stata fatta in collaborazione con Istat e anche dai metadati emerge proprio questo. L'ultimo punto che secondo me è molto importante è l'ontologia di metadatazione, non so se la conoscete, che abbiamo creato, che è il DICAT-APT. Questa ontologia la stiamo attualmente, quindi DICAT-APT sta per AP, sta Application Profile, IT italiano, e DICAT era quello che vi dicevo prima, dello standard del V3C. Tra l'altro roba che nasce a livello europeo, noi l'abbiamo semplicemente estesa. Questa ontologia, lo stato attuale, sta funzionando nell'integrazione delle che abbiamo messo in atto tra il catalogo dei metadati incluso all'interno del DAF e i cataloghi open data delle varie amministrazioni pubbliche, in particolare anche tra quelle che non hanno per esempio una piattaforma che è la stessa piattaforma adottata dal DAF, cioè il comune di Palermo là sopra che ha una sua piattaforma proprietaria, quello che ha fatto è stato di fare un minimo sforzo per adottare lo stesso identico standard RDF, ha detto ok, seguo questo profilo di metadatazione nazionale definito e riusciamo a dialogare anche se le due piattaforme sono completamente diverse. C'è ancora tanto lavoro da fare tra sviluppo delle ontologie, estenderle, stabilizzarle in parte, alcune sono già stabili, dovremo creare un po' di documentazione online, stiamo producendo i link d'open data attraverso la messa in piedi, attraverso proprio il DAF, di un processo semiautomatico per la generazione dei link d'open data a partire da queste ontologie. Stiamo continuando con lo sviluppo del catalogo, tra l'altro esiste già, abbiamo sviluppato nel contesto del DAF, un indicizzatore di tutti gli elementi delle ontologie che viene utilizzato all'interno del DAF anche per fare tagging semantico dei dati che arrivano all'interno del DAF. Grazie mille. Grazie. Siamo messi d'accordo nel timing perfetto anche te. Solito giro, se c'è, ecco, una domanda. Forse c'è anche un microfono, un gelato. Questo signore qui davanti. Salve, Fabio Ricciato, Eurostat. Volevo capire in che misura questa attività che si svolta in ambito nazionale è coordinata o si riscontra con attività simili che magari forse sono fatte in altri paesi europei, o se puoi commentare su come
in futuro si potrebbe sì, integrare? Allora, guardate, quando ho iniziato a lavorare sulle core ontology, ho iniziato a prendere i dati italiani, intanto almeno degli open data che c'erano, e guardavo quelli. Collaborazione chiaramente con Istat, però io guardavo anche i core vocabulary europei e ho guardato alcuni paesi che avevano già affrontato questo tema, creando i loro cosiddetti application profile, ok? E ho cercato di mettere insieme un po' tutte le cose. Cioè l'idea qui è di adottare la metodologia che è stata adottata qua, è esattamente la stessa metodologia che è stata adottata in tutti quei gruppi europei della commissione del programma ISA, non so se lo conoscete, adesso c'è ISA 2, dove si creano questi gruppi di esperti che definiscono questi cosiddetti core vocabulary. Io personalmente partecipo a questi gruppi dal 2013, ho iniziato con il core vocabulary sui servizi pubblici e quindi ho cercato di seguire e di portare in questo lavoro la stessa identica metodologia, proprio per quello che dicevo prima, cioè per poter anche far sì che il belga stesso possa ritrovarsi, no, nel suo application profile, magari con l'application profile italiano. E secondo me ci sono molti punti in comune, perché le core ontologies che abbiamo noi sono tutte allineate ai core vocabulary. Quindi io, quando ho definito il concetto di organizzazione, ho definito il concetto di organizzazione e ho detto che è un concetto che è non proprio equivalente, ma comunque più o meno simile, diciamo, semanticamente comunque riconducibile al concetto di organizzazione che c'è all'interno di quel core vocabulary europeo. La stessa cosa ha fatto il Belgio. Quindi questo può far sì che query, per esempio, su dei dati prodotti, naturalmente materializzando anche questi allineamenti, possano dare dei risultati sia in Italia sia nel Belgio. Feci anni fa, ancora quando da sempre in Agid mi sono occupata di queste cose, feci un pilota con la Grecia su questo, proprio sulla questione delle organizzazioni, perché Agid ha l'indice della pubblica amministrazione, no, che gestisce, quindi già, insomma, l'indice di tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Fece proprio un pilota su questo, attraverso cui con una query Sparkle chiaramente si riusciva ad ottenere il risultato delle organizzazioni della Grecia e dell'Italia, perché usavamo di fatto lo stesso standard, lingua comune, ok, e lo stesso modo di rappresentare i dati. Spero possa aver risposto alla sua domanda, insomma. Va bene, grazie. Raffaele Lillo proseguirà poi di fatto il discorso, si riaggancerà a molti dei temi trattati da Giorgia. Buongiorno a tutti. Vabbè, io parto. Quando... innanzitutto approfitto della... eccolo, non approfitto più. No, in realtà volevo chiedervi se già, o meglio, quanti di voi già sanno di che cos'è il DAF, così mi aggiusto durante la presentazione, se devo fare una roba più specifica o posso andare più sulla parte semantica. Quindi vi chiederei, qualcuno ha già sentito parlare del DAF? Sì? Poco? Ok, allora faccio una panoramica più generale di che cos'è il DAF e poi un approfondimento sulla parte di integrazione dei dati. Il DAF nasce come un progetto del team digitale inizio dell'anno scorso, in cui ci siamo trovati di fronte a una realtà dove le pubbliche amministrazioni, per perseguire il loro scopo istituzionale, hanno bisogno di analizzare dati, c'è poco da fare. Questo fa sì che l'attività sia demandata a ogni singola pubblica amministrazione, quindi, come potete immaginare, la varietà delle situazioni che si trovano da una pubblica amministrazione all'altra è molto importante, sia dal punto di vista delle capacità analitiche di ogni singola pubblica amministrazione, pensate ai comuni, ai piccoli comuni, rispetto alla capacità di analisi che può avere Istat, così come di accesso al dato. Al momento lo schema di scambio dati in auge nella pubblica amministrazione prende come presupposto uno scambio peer-to-peer, quindi one-to-one, tra pubblica amministrazione A, detentrice del dato, e pubblica amministrazione B, che ha bisogno del dato la pubblica amministrazione A per perseguire il proprio scopo istituzionale. Quindi immaginate una situazione in cui n pubbliche amministrazioni si scambiano dati potenzialmente n volte, se hanno bisogno di n dati di altre pubbliche amministrazioni,
acquisiscono i dati, quindi potenzialmente un dato è scambiato, lo stesso dato viene scambiato n volte rispetto alle pubbliche amministrazioni richiedenti, in punti temporanei, diciamo così, differenti, quindi viaggiano potenzialmente tra le pubbliche amministrazioni n versioni diverse dello stesso dato. Una volta acquisiti tutti questi dati hanno bisogno di essere integrati, quindi di fare in piccolo ovviamente quello che l'Istat fa per il proprio scopo istituzionale, cioè integrare tutti i dati, diciamo così, della pubblica amministrazione oltre a quelli che raccoglie con i censimenti. Questa attività, come potete immaginare, è una duplicazione n-tupla di attività di base che servono per preparare i dati a scopo di analisi. Quindi si è detto, c'è un sistema molto frammentato di come il dato viene gestito dalle pubbliche amministrazioni. È frammentato nel modo in cui viene scambiato, è frammentato nel modo in cui viene analizzato. La maggior parte di queste attività potrebbero essere fatte una volta, perché sono comuni nella maggior parte dei casi a tutte le pubbliche amministrazioni che fanno questo tipo di mestiere. La parte ovviamente che cambia e che è di dominio della pubblica amministrazione sta proprio nell'analisi, in cosa ci fai con quei dati. Quindi il DAF nasce per cercare di porre una soluzione a questo problema, di aiutare le pubbliche amministrazioni innanzitutto a accedere ai dati di cui hanno bisogno in un modo più semplice e in un modo per cui si garantisca in qualche modo che il dato a cui la pubblica amministrazione accede nell'istante T sia il dato più aggiornato possibile e che trovi quel dato già strutturato in modo tale che possa essere integrato con gli altri dati di cui quella pubblica amministrazione ha bisogno per perseguire il suo scopo istituzionale. Quindi il DAF serve a questo. Siamo partiti, come potete immaginare, da una considerazione abbastanza banale, cioè che per fare informed decision making c'è bisogno di informazione, ma l'informazione era molto frastagliata, chiusa in silos e complessa da essere, diciamo così, utilizzata e analizzata. La seconda considerazione è che esistono ormai da tempo tecnologie big data e semantiche che aiutano a fare questo mestiere, per cui ci siamo detti, ok, che cosa serve? Serve una piattaforma tecnologica che aiuti la centralizzazione e l'integrazione di questi dati, sostanzialmente aiuti a far sì che le pubbliche amministrazioni abbiano già pronti i dati e le tecnologie di cui hanno bisogno per fare le loro attività, quindi non debbano ogni volta rifarsi il proprio data warehouse, rifarsi processi di integrazione che nella maggior parte dei casi sono simili tra pubbliche amministrazioni. E gli si dà, oltre a una piattaforma tecnologica, anche un team di esperti a supporto delle pubbliche amministrazioni, sia nella gestione della piattaforma stessa, così liberando le pubbliche amministrazioni da attività che non sono core per loro, e quindi usando il team per gestire la piattaforma, ma anche per ausiliare le pubbliche amministrazioni che non sono dotate di team di esperti di analisi nello svolgere le analisi di cui hanno bisogno. Vi ricordo soltanto una previsione normativa che è prevista in Italia, che vede la necessità per alcune tipologie di provvedimenti normativi, credo di sicuro tutti i decreti legge, quella di svolgere un'analisi di impatto della regolamentazione. Per svolgere un'analisi di impatto della regolamentazione è necessario che si produca un'analisi con evidenze fattuali su quale sarà l'impatto di una legge che sta per essere proposta. Purtroppo questo è stato previsto, purtroppo per fortuna è stato previsto dal punto di vista normativo, non si è ancora affiancato una predisposizione tecnica analitica a supporto di questa previsione normativa, cioè una cosa è dire obbligo tutte le pubbliche amministrazioni, secondo me giustamente, a fare un'analisi d'impatto, una cosa è dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema di analisti che sappiano fare le analisi d'impatto. Il DAF parte da questo presupposto. Quindi che cos'è il DAF? Il DAF è un insieme di tre componenti della piattaforma che adesso si chiama nella legge Piattaforma Digitale Nazionale Dati, è stata prevista per la prima volta nella modifica del CAD avvenuta a fine anno scorso ed è stata introdotta nell'articolo 50 ter del CAD. La piattaforma serve appunto per incamerare i dati, farli passare da processi di standardizzazione che cercano
per quanto è possibile automatizzare, di applicare a quei dati delle convenzioni e degli standard che poi servono per l'integrazione dei dati. Serve per esporre servizi che possono essere fatti sui dati, servizi che possono andare dal banale dall'API con cui in maniera standardizzata puoi accedere direttamente al contenuto informativo dei dati, piuttosto che quello che chiamiamo data application, ovvero del software che gira sulla base di modelli precedentemente trainati sui dati e che offrono funzionalità a un utente finale. Un esempio banale può essere, faccio sempre l'esempio della lotta all'evasione, mi dico di non farlo, io non so perché a me piace, quindi lo faccio. Se riuscissi a ottenere un modello per cui sulla base della storia passata degli evasori accertati dalla Guardia di Finanza, io posso capire delle regolarità del comportamento di quegli evasori, posso strutturare un modello e quindi una data application che consiglia alla Guardia di Finanza o chi per loro quali dovrebbero essere gli evasori da mettere nella lista, cioè non gli evasori, scusate, i potenziali evasori da mettere nella lista degli accertamenti. Quindi piuttosto che fare accertamenti, diciamo così, che sicuramente sono basati sui dati, ma forse meno, di farli più mirati. Questo è uno dei tanti esempi, diciamo così, che si possono fare. Il secondo componente è il data office, quindi questo insieme di persone esperti di dati e di gestione tecnologica della piattaforma, che non solo gestiscono la piattaforma, ma sono di ausilio alle pubbliche amministrazioni. Il concetto di business che abbiamo pensato nella strutturazione del data office è quello della internal consultancy, quindi di costruire una sorta di ufficio trasversale alle pubbliche amministrazioni che offra consulenza in tema di analytics sulla base delle richieste che ogni pubblica amministrazione può fare. Quindi l'idea è di avere uno strato che fa attività non core, che sono generiche e simili a tutte le pubbliche amministrazioni, in gestione dei dati, standardizzazione e gestione della piattaforma. Le pubbliche amministrazioni usano la piattaforma in modalità self-service se hanno capacità interne per usare la piattaforma, se non ce l'hanno c'è il team che è a supporto delle analisi che vengono chieste dalle pubbliche amministrazioni. Il terzo blocco è un sistema normativo regolamentare che dà la possibilità a una pubblica amministrazione italiana di svolgere le attività del DAF, che prima del 50 ter questo tipo di attività, mi dicono, non fosse possibile in Italia, perché non c'era una pubblica amministrazione che potesse fare questo mestiere per le altre pubbliche amministrazioni. L'Istat, per esempio, che fa praticamente tutta la parte, diciamo così, di integrazione già sopra, lo fa per i propri scopi istituzionali, che sono quelli statistici. Mancava il, diciamo così, l'ampliamento, passatemi il termine, dello scopo istituzionale, che fa sì che questo tipo di attività possano essere offerte alle pubbliche amministrazioni, visto che sono già fatte. Su questo, di nuovo, è uscito il 50-ter del CAD che ha istituzionalizzato questa attività, adesso siamo alle prese con l'attuazione del 50-ter che prevede l'emanazione del DPCM con i casi d'uso, le pubbliche amministrazioni coinvolte e il parere del garante. Questo è lo stato, diciamo così, attuale del DAF. Che problemi risolve? Ovviamente nasce per risolvere il problema di interoperabilità e di rendere più facile l'accesso al dato. A noi piace molto il termine democratizing data, quindi non soltanto risolvere il problema di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni per dati che devono essere scambiati tra pubbliche amministrazioni, ma anche cercare di risolvere quello che io ritrovo un problema nel mondo open data attuale, in Italia ma non solo, che è questa proliferazione di dataset in cui la quantità ha spesso la vince sulla qualità dei dati. Secondo me adesso il sistema open data in Italia ha un livello di entropia importante che il DAF, per come cercherò di spiegarlo dopo, cerca di risolvere. L'obiettivo è, una volta che ho i dati già integrati a monte, posso produrre open data di qualità, perché l'open data si porta dietro non soltanto tutto il lavoro di standardizzazione e di metadatazione fatto a monte, ma si porta dietro delle regole di aggiornamento del dato automatico che normalmente nel mondo open data è difficile trovare.
dei data products, ne abbiamo parlato prima, quindi abilita la produzione di servizi che si basano su informazioni, su intelligenza che viene raccolta dai dati e viene messa a disposizione per applicazioni terze. E come vi farò vedere tra un po', abilita, o più che abilita, incentiva il crowdsourcing. Abbiamo una serie di tool, di possibilità che diamo ai cittadini di interagire col DAF, di utilizzarlo e di collaborare nella produzione di informazioni. L'obiettivo finale del DAF è quello di mutuare un concetto organizzativo che ormai è in voga nelle aziende da un decennio, che è quello del Chief Data Office, cioè di un ufficio trasversale alle pubbliche amministrazioni che si occupa delle politiche relative allo sviluppo, alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati. Quindi, piuttosto che lasciare ogni singola pubblica amministrazione l'onere e il compito di inventarsi l'ennesimo sistema di integrazione, interoperabilità, eccetera, si cerca di aiutarle centralmente e di provvedere a tutte quelle attività, di nuovo, scusate se mi ripeto, ma è importante, che non sono core per le attività di ogni singola pubblica amministrazione, e quindi queste ne verrebbero, diciamo così, alleviate da queste attività, perché queste verrebbero svolte centralmente e date a supporto. Finora la strategia del DAF è stata l'ideazione e l'introduzione del prodotto all'interno del piano triennale uscito l'anno scorso a maggio. Il piano triennale prevedeva un piano di sviluppo di una serie di azioni di messa in produzione del DAF. Queste azioni sono partite da marzo dell'anno scorso, quando la piattaforma ha iniziato a essere sviluppata. Il primo rilascio è avvenuto a ottobre dell'anno scorso e da allora siamo pubblici e rilasciamo quotidianamente sviluppi in continuous development. Al momento la piattaforma e il progetto è in una fase che definiamo sperimentale, ovvero in attesa della conclusione delle previsioni del 50-ter, come dicevo prima, l'emanazione di questo DPCM, abbiamo iniziato con degli accordi one-to-one con un gruppo di pubbliche amministrazioni che sono state partner iniziali del DAF e con cui abbiamo iniziato a fare tutta questa attività di ingestione dei dati, di metadatazione, di integrazione e di sviluppo di alcuni casi d'uso. Cito alcune pubbliche amministrazioni che hanno iniziato a lavorare fattivamente col DAF, a parte Istat, cito ANAC, cito il MIT, cito ACI, Ragioneria Generale dello Stato, il MISE si sta accodando. Abbiamo iniziato a avere una massa critica significativa per testare, la piattaforma e per evolverla sulla base delle indicazioni che, lavorando insieme alle pubbliche amministrazioni, stiamo ricevendo. Quindi è un lavoro, a quattro mani che stiamo facendo, in modo tale da avere una finalizzazione della piattaforma che cerchi di recepire il più possibile i bisogni reali delle pubbliche amministrazioni. L'ultima fase che stiamo cercando di chiudere in questi mesi è quella dell'istituzionalizzazione del DAF. Quindi quello che accadrà è che il DAF, che al momento è affidato al commissario straordinario, che però è una carica temporanea, scade, se non cambia nulla, a settembre di quest'anno, ha bisogno di essere trasferito a una o un gruppo di pubbliche amministrazioni che poi lo gestiranno a tendere. Quindi ci sarà un trasferimento di scopo istituzionale, di persone e di infrastrutture, verso questa nuova istituzionalizzazione che si spera dovrebbe avvenire da qua a fine anno. Questo è il pezzettino su cui, dal punto di vista istituzionale, si sta lavorando adesso. Come vi dicevo, il DAF è pubblico. Se digitate dataportal.daf.teamdigitale.it, questa in realtà è la versione vecchia, abbiamo appena fatto l'ultimo aggiornamento, vedrete una versione nuova rispetto a quella che state vedendo qui, ma per dirvi che è già online il portale, se qualcuno vuol rendersi conto di che cos'è, di quali sono gli strumenti messi a disposizione, può benissimo visitare il portale pubblico, da cui, se uno vuole, può registrarsi e accedere a tutti i tool di analisi messi a disposizione per le pubbliche amministrazioni. E questa è la versione privata. Quindi qui potete accedere ai dati, ovviamente,
che sono resi disponibili al pubblico, quindi agli open data, e usare strumenti di visualization o di analisi come Jupyter. Chiudo il mio intervento facendovi un paio di passaggi su come abbiamo cercato o iniziato a risolvere il problema dell'integrazione semantica. Allora, questo è un disegno architetturale di altissimo livello del DAF. Non mi ci soffermo ovviamente su tutto, ma volevo puntarvi dove sono i due componenti che svolgono, diciamo così, questa funzione di integrazione. Il primo e il più importante è il catalog manager. Lo sforzo che è stato fatto nel DAF è di coniugare un'infrastruttura big data, su cui tipicamente gli sforzi tecnologici fatti negli ultimi 10 anni sono stati mirati molto sulla parte, diciamo così, hardcore, tecnologica hardcore, quindi di ottimizzare i processi di throughput, ottimizzare il tempo per cui le query girano. Non ci si è soffermati abbastanza sulla parte, diciamo così, di gestione dei dati che vengono messi nel data lake. Quindi questa parte qua l'abbiamo dovuta sviluppare in casa, perché non abbiamo trovato sul mercato una soluzione diciamo così, che facesse al caso nostro, ma sostanzialmente è un modulo che contiene tutte le meta informazioni relative a ogni dataset che viene ingerito nel DAF. Le meta informazioni che collezioniamo qui vanno oltre il profilo di KPT, che è una parte, dà una vista del dataset, avendo il dataset come atomo finale. Quindi non so nulla di che cosa accade dentro il dataset, non conosco la struttura del dato. Col DKPT mi fermo a che cos'è un dataset, chi è l'owner, il titolo, la descrizione, i tag. Affinché io possa legare i dataset, quindi possa fare integrazione, ho bisogno di entrare nel merito del contenuto del dataset. Quindi il Catalog Manager si occupa anche di questo. E se immaginate una struttura dati tabellare, un CSV, per ogni singola colonna noi popoliamo metadati che hanno a che fare con la struttura semantica del contenuto di quella colonna. Quindi da questo punto di vista il Catalog Manager si parla col Semantic Manager, che è un altro componente che prende, diciamo così, lavora sulle ontologie e vocabolari controllati di cui vi ha parlato Giorgia prima, per attaccare un concetto semantico definito nelle ontologie ad ogni campo in questo caso della tabella CSV. Mi dico che ho solo 2 minuti, quindi magari se volete approfondire questo tema lo continuerò dopo con le domande, ma qui volevo semplicemente farvi vedere una lista dei concetti che attacchiamo ad ogni campo del dataset e che hanno a che fare con l'ID, che è il concetto semantico definito dell'ontologia. Quindi ogni singolo concetto semantico dell'ontologia ha un ID che noi associamo al campo del dataset, qualora quel campo sia ovviamente descritto in un'ontologia, altrimenti questo collegamento non c'è. Ne diamo un contesto che proviene sempre dalle ontologie, che aiuta a contestualizzare appunto l'uso di quell'informazione. Faccio un esempio banale per rendermi più chiaro. Se io ho una lista di aziende e ho un indirizzo per ogni azienda, io avrò il concetto semantico dell'ontologia degli indirizzi, ma un indirizzo è generico, quindi lì voglio associare un contesto che fa capire al DAF a che cosa si riferisce quell'individuo. Questa informazione qui va nel contesto, e nel contesto ci sarà il tag specifico che dice quell'indirizzo è l'indirizzo della sede di un'azienda. Ci sono altre informazioni che servono poi per un'eventuale triplificazione automatica di cui non mi soffermo. C'è l'indicazione dell'eventuale vocabolario controllato che serve per controllare quel campo specifico, più altre indicazioni, diciamo così, che servono al DAF per funzionare. Finisco dicendo che una delle applicazioni di questo collegamento semantico serve per standardizzare il dato in entrata. Quindi ogni volta che il dato viene inserito nel DAF viene fatto un controllo se è associato un concetto semantico. Se vi è associato un concetto semantico si vanno a capire quali sono le caratteristiche
del dato di quel concetto semantico, si verifica se quelle caratteristiche sono effettivamente presenti nel dato, se no si fanno determinate operazioni che adesso non ho tempo di spiegare. La seconda cosa invece è, una volta fatta questa, se c'è associato un vocabolario controllato, il DAF controlla parola per parola se quel termine del vocabolario controllato è effettivamente presente nel sistema. Se quella colonna che dovrebbe essere controllata da un vocabolario in realtà contiene termini che non sono controllati dal vocabolario, il sistema in automatico cerca il termine più vicino e suggerisce in una colonna apposita quale dovrebbe essere il termine da aggiustare rispetto a quello in entrata. Questa è una delle applicazioni che fa il DAF per cercare di garantire ex ante una sorta di pulizia o di standardizzazione del dato. Grazie Raffaele. Grazie. Non so se c'è qualche domanda immediata o se anche in questo caso rimandiamo alla discussione finale. Aspetta che arriva il gelato, non quello da mangiare ma quello da parlare. Salve, allora ieri c'è stata la presentazione di un tool mastro che appunto tra le varie cose collegava il livello dell'ontologia con il livello dei dati, insomma, no? Quindi proprio per collegare questi metadati. Voi state usando qualcosa di simile, insomma ci sono delle correlazioni, insomma, ecco, non so se... Purtroppo ieri non ero qua, ero in US, quindi non sono riuscito a seguire, non so di che tool parli. Comunque ti posso dire che l'associazione che facciamo tra dati e ontologie viene fatta da strumenti che abbiamo sviluppato noi, quindi non stiamo usando un tool esterno. Grazie. Però me lo segno, maestro. C'è un'integrazione della risposta da parte di Monica. Sì, di fatto se noi confrontiamo, allora il DAF fa un'integrazione di tipo bottom-up, mentre Mastro e anche quello che si sta facendo in Istat con il sistema integrato dei registri è un'integrazione di tipo top-down. Detto ciò, questo ovviamente per la natura diversa dell'integrazione, perché il DAF deve integrare dati su cui non ha un controllo diretto, quindi fa ingestion di dati che arrivano dalle pubbliche amministrazioni e quindi è naturalmente diverso l'approccio che deve adottare. Il punto comune è invece proprio l'utilizzo della metadatazione tramite ontologie, che in entrambi i casi consente di fare un'integrazione semantica, visto che appunto siamo nella sessione sull'integrazione semantica dei dati. Però la vera differenza, sicuramente sono due approcci che centralizzano l'integrazione. Se voi l'integrazione del sistema integrato dei registri è più strict e di tipo top down, quindi ti permette di fare delle query dirette sui dati, ovviamente, perché in questo modo tu controlli tutto, però perché l'Istat può farlo. Invece nel caso del DAF è un'integrazione un po' più loose, quello che appunto ha descritto secondo me in maniera molto chiara Raffaele Lillo, è proprio tu riesci ad accedere ai dataset con un controllo semantico dei valori delle colonne dei dataset, di modo tale da arrivare ad un risultato che sia il più possibile vicino alla query che tu hai in mente, ma non fai direttamente una query. Questi... Bene, grazie Monica della precisazione. E adesso diciamo, cambiamo un po' argomento. Allora, la Grazia Di Bella, la numero 5 di presentazione. E magari presenta anche il tuo lavoro, dove non ho, così insomma non lo faccio io, lo fai direttamente tu. Allora, grazie a tutti, però qui siamo andati un po' avanti. Ok. Allora, presenterò l'attività che stiamo svolgendo in Istat per la produzione di un sistema di documentazione dei dati amministrativi che noi acquisiamo per utilizzarli a scopi statistici. Già abbiamo visto che ci sono vari scopi presentati da... Scusate, devo prendere confidenza con questo tasto. Allora, farò una breve introduzione sul significato della qualità dei dati amministrativi.
poi racconterò qualcosa sull'ambito in cui la gestione dei dati amministrativi avviene dentro l'Istat, la strategia che abbiamo adottato per produrre il sistema di documentazione e poi il sistema di documentazione stesso, che è la quality report card dei dati amministrativi, e alcuni sviluppi futuri. Allora, la produzione delle statistiche, quindi, come abbiamo visto già per quanto riguarda i registri statistici dell'Istat, è una produzione che non usa solo dati da indagine, ma usa dati provenienti da diverse fonti, e questi dati in genere non sono prodotti a scopo statistico in modo diretto, sono i dati amministrativi, i big data, i dati commerciali, eccetera, e ciò comporta ovviamente un ripensamento metodologico sull'utilizzo di questi dati e anche sulla documentazione della loro qualità. L'Istat è coinvolto in vari progetti internazionali che tendono appunto a standardizzare queste nuove metodologie, e attualmente in Istat moltissimi processi utilizzano dati amministrativi. A dimostrazione di questo ho riportato questi numeri. Attualmente l'Istat acquisisce dati amministrativi da 50 enti fornitori esterni per un totale di 188 fonti amministrative e 461 forniture che arrivano ogni anno all'Istat relativi a questi archivi amministrativi. Quindi, come potete vedere, diciamo, sono informazioni che hanno una estensione molto importante. Allora, quindi il processo statistico multifonte considera come input non solo i dati di indagine, ma dati amministrativi, big data, altre cose che via via si dividono, e il focus di questa presentazione quindi è sull'uso dei dati amministrativi utilizzati come input nei processi di produzione, e quindi il concetto di qualità di cui parleremo e di trattamento centralizzato di questi dati attiene alla fase di input. Quindi la qualità del dato amministrativo ovviamente è diversa dalla qualità del dato statistico di output, poiché un dato amministrativo può essere di ottima qualità per le finalità per cui è stato prodotto, ma avere una usabilità statistica più o meno elevata, ovviamente. Allora, perché produciamo il sistema di documentazione e per chi? Allora, innanzitutto per gli utenti interni Istat, quindi sono i produttori delle statistiche, per valutare l'usabilità dei dati amministrativi nell'ambito dei propri processi di produzione, e come funzione di monitoraggio delle acquisizioni per verificare quindi in modo veloce e diretto la disponibilità dei dati da utilizzare. Per quanto riguarda il processo di acquisizione, possiamo avere una funzione di supporto nella gestione dell'acquisizione, una funzione di monitoraggio delle forniture in termini di qualità e una funzione per i titolari dei dati amministrativi, che possono essere in qualche modo coinvolti nell'obiettivo comune di migliorare la qualità a fini statistici dei loro dati, caso per caso, a seconda ovviamente dei tipi di relazioni che abbiamo con i vari titolari dei dati amministrativi. Allora, come possiamo misurare la qualità dell'input? In Istat abbiamo adottato un framework della qualità che prevede un approccio gerarchico multidimensionale e comprende delle iperdimensioni della qualità, in particolare sono la fonte, i metadati e i dati, e all'interno di queste iperdimensioni abbiamo delle dimensioni della qualità, degli indicatori e dei metodi di misura. Le informazioni riguardano la documentazione relativa alla descrizione degli oggetti contenuti nelle fonti e l'usabilità dei dati a fini statistici. Questo framework che abbiamo adottato è stato inizialmente sviluppato nell'ambito di Statistics Netherlands e poi dopo, diciamo, ulteriormente analizzato nell'ambito del progetto internazionale WTS, è stato poi adottato alle esigenze dell'Istat. Allora, nell'iperdimensione della fonte, brevemente, qui abbiamo le informazioni necessarie a gestire il processo di acquisizione, abbiamo l'identificazione della fonte e dell'ente fornitore, la rilevanza che questa fonte ha nell'ambito dell'ufficio di statistica, in particolare una misura dell'estensione di uso della fonte per i processi di produzione, ovvero quanti processi di produzione utilizzano quella particolare fonte, oppure quanti regolamenti dipendono dalla fonte amministrativa. Ovviamente questo per dare un'importanza al grado di dipendenza che ha la produzione statistica da ciascuna fonte amministrativa, questo non dobbiamo dimenticarcelo,
Il grado di accessibilità di questi dati in termini di riservatezza rispetto alla normativa e informazioni sulle relazioni feedback con il titolare della fonte, che possono essere, se sono definite, insomma, dei gentleman agreement, delle convenzioni, eccetera. Per quanto riguarda l'iperdimensione dei metadati, ci sono diciamo, tutto ciò che occorre a individuare il contenuto della fonte amministrativa in termini di oggetti amministrativi, ad esempio le unità target che possono essere presenti nella fonte amministrativa, che possono essere individui, unità economiche o luoghi, e le variabili amministrative contenute nella fonte. La comparabilità concettuale riguarda il mapping dei concetti amministrativi nei concetti statistici, perché ovviamente, diciamo, le definizioni delle variabili amministrative non coincidono spesso con le definizioni delle variabili statistiche, e quindi è importante capire qual è il grado di comparabilità che esiste tra queste, quindi sia in termini di unità che in termini di variabili. Poi la stabilità temporale dei concetti amministrativi, i cambiamenti sono sempre in agguato, ovviamente per le modifiche normative oppure per variazioni gestionali delle fonti, e quindi conviene sempre tenere un monitoraggio costante di queste variazioni, e informazioni su possibili trattamenti che fa l'ente stesso, che può accadere appunto che ciò avvenga, e sarebbe bene che queste informazioni siano, diciamo, disponibili, visto che comunque noi come produttori di statistiche non abbiamo nessun potere dal momento in cui questi dati vengono generati fuori dall'ufficio di statistica. Per quanto riguarda l'iperdimensione dei dati, è la valutazione stessa dei dati che noi acquisiamo. In particolare c'è una fase di technical check che prevede l'analisi della conformità dei dati ricevuti rispetto ai dati attesi, l'identificazione delle caratteristiche dei singoli dataset che noi acquisiamo, quindi la denominazione, la periodicità, le tempistiche previste per l'acquisizione, possibili costi di acquisizione, modalità di trasmissione, eccetera. Poi la dimensione temporale, in cui si calcolano alcuni indicatori di puntualità del fornitore nella consegna dei dati, quindi rispetto delle scadenze, e di tempestività intesa come distanza tra la data di arrivo della fornitura in Istat e l'ultima data degli eventi che sono registrati nel dataset. Poi c'è una dimensione relativa all'integrabilità e all'integrazione dei dataset amministrativi. È molto importante che una fonte sia integrabile con altri, e questo avviene laddove ci sono delle variabili di linkage sufficientemente diciamo estese e di buona qualità, che permettono appunto l'integrazione. In questo caso vengono fornite alcune misure relative proprio all'integrabilità e poi al processo di integrazione, che sostanzialmente è il processo di identificazione delle unità presenti nella fonte. Poi misure di accuratezza, ovviamente relative alla consistenza dei dati e della completezza dei dati, che in termini di unità in questo caso si riferisce a indicatori di copertura, e in termini di variabili si misura attraverso la percentuale di valori mancanti. Allora, quale strategia adottiamo per produrre un sistema di documentazione, considerando che gli indicatori devono essere calcolati per tutti questi dataset che arrivano periodicamente all'Istat e che devono ovviamente tener conto degli aggiornamenti di nuove fonti, di fonti che non acquisiamo più, eccetera, che comunque le informazioni riguardano fonti che hanno una variabilità enorme in termini di tipologia, di formato, di contenuto, eccetera, e che spesso i dataset sono molto molto grandi, e che ovviamente qualora i dataset contengono dati personali occorre operare rispettando tutte le normative relative alla riservatezza dei dati. Quindi l'idea è quella di standardizzare i metadati che vengono già utilizzati negli strumenti di gestione dei dati amministrativi e riutilizzare questi metadati per creare un sistema automatico di produzione di documentazione. Questo permette quindi di avere un sistema che si aggiorna automaticamente in relazione a tutte le modifiche che possano intervenire. Allora, adesso farò una breve parentesi per spiegare un po' quali sono gli strumenti di gestione che noi utilizziamo, raccontando un po' quello che facciamo nell'ambito della direzione centrale della raccolta dati dove io lavoro, in particolare nel servizio che si occupa esattamente
dell'acquisizione delle fonti integrative e dell'integrazione, che è il servizio RDD che ho rappresentato con la famosa lavagna di De Finetti, per chi la conosce. Noi ci occupiamo nell'ambito del ciclo dei dati amministrativi che vengono prodotti dall'ente titolare, quindi al di fuori dell'Istat, della parte centrale che riguarda appunto l'acquisizione e la gestione centralizzata dei dati amministrativi. Il progetto, l'attività di modernizzazione che è stata avviata già da qualche tempo in Istat, appunto prevede che ci sia una struttura centralizzata che svolge queste attività una volta sola per tutti i settori di produzione che utilizzano poi i dati amministrativi nei loro processi. Infatti poi successivamente questi dati vengono consegnati nella terza colonna che vedete nella slide ai processi di produzione che li usano, ad esempio per dire il sistema integrato dei registri. Allora, un altro modo di raccontare quello che facciamo è utilizzando il Generic Statistical Business Process Model, GSBPM, che è appunto un sistema che standardizza le attività che vengono effettuate nell'ambito di un processo di produzione di statistiche degli istituti nazionali di statistica e guardandolo nell'ottica del nostro servizio RDD di acquisizione e integrazione dei dati amministrativi, le attività che noi conduciamo sono quelle cerchiate. Quindi c'è l'attività overall sopra di quality management e metadata management, poi ci sono le attività che individuano i fabbisogni informativi, disegno e raccolta degli strumenti, run e finalize collection, integrazione e classificazione. Adesso dirò qualcosa in più in dettaglio di questi, soffermandomi solo su alcune cose. Quindi sostanzialmente i settori di produzione individuano i nuovi fabbisogni informativi del paese, anche considerando che i dati amministrativi hanno una potenzialità che prima noi non potevamo neanche immaginare a livello di dettaglio informativo e a livello di possibilità di integrazione sia tra unità di tipo diverse, ad esempio i dati di tipo lead che sono linked employer employee data, cioè sono i dati che permettono di avere informazioni sul datore di lavoro e sul lavoratore, quindi quello che poi viene utilizzato nel registro del lavoro per individuare i rapporti di lavoro, o anche ad esempio i dati amministrativi del MIUR che ci permettono di tracciare la relazione tra studente e scuola o studente e università, quindi c'è una potenzialità enorme che oltretutto poi si esplica nella possibilità di seguire anche a livello longitudinale le unità. Quindi in base a questo diciamo, si verifica nuove possibilità di fabbisogno, poi si verifica se questi dati sono effettivamente disponibili nell'ambito dei dati amministrativi. Ovviamente nel caso in cui alcune variabili siano già disponibili non c'è bisogno di effettuare un'indagine, ad esempio. Poi si procede col processo di decisione per l'accesso ai dati, quindi ciò che viene svolto a livello centralizzato con il supporto ovviamente dei colleghi tematici. E poi si procede con la progettazione della raccolta dati e con la costruzione degli strumenti. E qui diciamo, mi soffermo un attimo nel dire che gli strumenti informatici che noi abbiamo per raccogliere i dati sono sostanzialmente il sistema denominato ARCAM, che è il portale di acquisizione a cui gli enti esterni si collegano e riescono ad avere la lista dei dataset che loro devono inviare in quel momento, cioè che l'Istat si aspetta che loro invino. L'ente effettua l'upload e i dati vengono acquisiti. Ovviamente dietro questo portale c'è un database che gestisce tutte queste informazioni. L'altro IT tool che usiamo è il sistema SIM, che è il sistema integrato di microdati, che è appunto la realizzazione probabilmente del DAF di cui parlava il collega prima nell'ambito dell'Istat, ovviamente per le finalità statistiche, e che è appunto il sistema in cui i dati amministrativi che contengono informazioni sulle unità target vengono integrati, ovvero vengono riconosciuti a ciascuna unità individuo, unità economica, viene assegnato un codice univoco che permette di tracciare nel sistema. Sottolineo che ovviamente le informazioni relative ai dati identificativi degli individui vengono conservate separatamente dalle informazioni relative agli attributi di questi individui. L'altro sistema è il sistema di interfaccia per la diffusione interna dei dati, si chiama EDI.
Poi un'altra cosa che vorrei dire nell'ambito del processo, diciamo, di acquisizione dei dati è che da parte dei settori di produzione dell'Istat il primo passo della raccolta dati amministrativi avviene nella definizione del piano statistico nazionale, che per noi è molto importante perché costituisce diciamo la possibilità normativa di accedere ai dati amministrativi. Cioè colui che ha un lavoro nell'ambito dell'Istat che viene inserito nel piano statistico nazionale deve dichiarare quali sono le fonti amministrative che lui vorrà utilizzare nel proprio processo di produzione. Questa dichiarazione costituisce, diciamo, la possibilità poi di accedere a questi dati amministrativi. Quindi viene effettuata la programmazione delle acquisizioni nell'ambito dell'Istat, la formulazione delle richieste, i dati vengono poi acquisiti, e poi, diciamo, si finalizza l'acquisizione e poi vengono trattati, come vi dicevo prima, nell'ambito del sistema SIM avviene il processo di integrazione e un processo di ricodifica delle variabili territoriali che vengono utilizzate come variabili identificative per il record linkage. E poi arriviamo quindi alla gestione della qualità del processo e dei dati di input. Questo report che abbiamo chiamato QRCA, così come definito da Statistics Netherlands, ed è appunto un sistema di documentazione che è disponibile all'interno dell'istituto, è visibile nella intranet, speriamo prodotto in modo efficiente, che contenga gli aggiornamenti, che sia tempestivo, utile, specialmente ai processi di produzione, mettiamo nella QRCA solo ciò che è utile, e che sia flessibile, data appunto questa grande complessità che è dietro. Allora, quindi la strategia di produzione qual è? È il riutilizzo, come dicevo prima, dei metadati di processo di questi IT tool, che sono appunto il database che sta dietro al portale di acquisizione delle fonti amministrative ARCAM, il database che è il SIM, il sistema integrato dei microdati, e infine il database del programma statistico nazionale. L'interoperabilità dei sistemi deve essere garantita, cosa che non è affatto scontata, diciamo, partiamo proprio dalla base, e le informazioni passano in un DB di transizione attraverso delle viste, che è appunto il DB della Quality Report Card, e poi vanno ad alimentare un sistema, un'applicazione che è effettuata in Java e utilizza il BI MicroStrategy, che è uno standard che l'Istat ha scelto per la visualizzazione di alcuni dei dati. In particolare, qualcosa di più sull'interoperabilità: questi tre sistemi nascono con finalità completamente diverse, appunto per l'acquisizione, per l'integrazione e per la gestione del piano statistico nazionale, sono gestiti oltretutto da gruppi diversi. Quindi la prima cosa da fare è quella di creare un clima di collaborazione e dare consapevolezza che l'interoperabilità dei sistemi è un vantaggio per tutti, e questo ci siamo riusciti. La cosa successiva è stata quella di effettuare un'analisi, diciamo, dell'effettiva interoperabilità, della possibilità di disegnare l'interoperabilità, e in seguito quindi sono state create delle tabelle di raccordo che connettono gli oggetti chiave comuni presenti nei vari DB. Solamente per dire, diciamo, la lista degli archivi amministrativi presenti nei tre sistemi, le tre liste, non si parlavano assolutamente tra loro, quindi c'erano codici e descrizioni completamente diverse, oltretutto anche a livello concettuale con relazioni di tipo NM, e questo è stato appunto il lavoro che è stato condotto e ancora deve essere in parte condotto. E queste tabelle devono essere aggiornate periodicamente, però appunto l'aggiornamento riguarda solo le tabelle di raccordo, e questo è il punto forte, perché poi appunto il risultato che otteniamo è quello di seguire il percorso dei dati amministrativi dal momento in cui vengono acquisiti tramite il portale ARCAM, vengono dichiarati nell'ambito del PSN e vengono poi integrati, quindi trattati dentro SIM. E questo appunto ci porta ad avere un sistema che si aggiorna in modo automatico. Vi devo dire che è stato decisamente emozionante vedere come l'inserimento di un nuovo archivio ha fatto sì che sullo schermo poi dell'applicazione l'abbiamo visto visualizzato dopo pochi secondi. C'è anche un poster che racconta l'interoperabilità di questi sistemi che vi invito a visionare. Allora,
qualcosa sui concetti che sono contenuti dentro Arcam e che quindi riutilizziamo. Quindi l'archivio, la fonte archivio, la descrizione, il titolare, le singole forniture, quindi che sono i dataset periodici che l'ente invia all'Istat, i lavori PSN che utilizzano la fonte, i regolamenti comunitari connessi alla fonte. Da questi concetti derivano delle misure automatiche, quindi che si producono nel report, che sono relative all'identificazione della fonte e la sua rilevanza, che dicevo prima, misurata in termini di estensione di uso in Istat, cioè quanti lavori PSN e quanti regolamenti dipendono da quella fonte amministrativa. A livello, diciamo, dell'entità di fornitura, le caratteristiche della fornitura, che quindi sono la periodicità, ci sono delle forniture che vengono acquisite mensilmente, altre forniture semestralmente, altre provvisorie e definitive, altre invece in unica soluzione annuale, la data di invio concordata con l'ente, la fase del processo di acquisizione, quindi se è in attesa, acquisito, in trattamento, la data della fase e l'anno in cui avviene la programmazione. E queste informazioni determinano la creazione degli indicatori di puntualità e degli indicatori di tempestività dell'ente, di tempestività complessiva in termini di disponibilità effettiva al processo di produzione che la usa, quindi a valle ad esempio dell'integrazione in SIM. Per quanto riguarda i concetti di SIM, qui appunto le chiavi che abbiamo raccordato con l'archivio e le forniture di Arcam riguardano invece qui l'archivio e i file, perché in questo caso le forniture vengono diciamo associate ai file, che poi sono essi stessi in relazione 1N con la fornitura. E quindi in questo caso abbiamo per ogni file il tracciato del file, che è standardizzato nell'ambito di SIM perché le procedure ETL sono standardizzate, quindi noi possiamo sfruttare questa informazione, e le variabili quindi che sono comprese, le classificazioni, le tabelle del DB in cui vengono caricate, e inoltre abbiamo definito alcuni macrodati che determinano dei conteggi, quindi diciamo che la quality report card non accede minimamente ai microdati del SIM, ma solamente ai metadati e ai macrodati. E abbiamo anche sfruttato, diciamo, in modo molto proficuo i dizionari di Oracle che stanno sotto il DB di SIM e che sono decisamente molto ricchi. Quindi da queste informazioni deriviamo la cosa forse più importante, che è il monitoraggio delle acquisizioni. Quindi riusciamo a seguire, come vi dicevo prima, la fornitura dal momento in cui viene richiesta in fase di programmazione, anzi dal momento in cui viene dichiarata nel PSN, a quando viene richiesta, a quando viene ricevuta, quindi acquisita e poi viene caricata nel database e poi integrata in SIM. E quindi l'utente interno Istat può verificare, diciamo, in tempo reale lo stato della fornitura che sta aspettando di inserire nel proprio processo di produzione. La lista delle variabili amministrative contenute nei vari dataset, i tipi di unità presenti, i controlli tecnici di conformità, la percentuale dei valori mancanti, le variabili di linkage presenti, ad esempio per individuare cioè le variabili identificative degli individui o le variabili identificative delle unità economiche. Abbiamo inserito anche degli indicatori di monitoraggio delle procedure di record linkage, che sono indicatori di tipo deterministico che in qualche modo danno diciamo una misura della qualità del record linkage. Questo è diciamo solamente per dire come abbiamo proceduto. Abbiamo quindi adottato un framework della qualità, definito le misure, analizzato i processi esistenti e i metadati esistenti per capirne effettivamente la riusabilità. E quindi è stato effettuato uno studio di fattibilità distinguendo le misure teoricamente definite nei progetti internazionali tra quelle implementabili perché i metadati che li potevano alimentare erano già disponibili nei database, quelli invece implementabili nel medio periodo poiché i metadati sono esistenti ma non ancora accessibili, e quelli implementabili nel lungo periodo poiché i metadati ancora sono da acquisire. Quindi poi abbiamo fatto il passo successivo di proposta e implementazione dell'interoperabilità, la scelta degli strumenti tecnologici e finalmente il primo prototipo della Quality Report Card, che qui vedete, questa è la home page di presentazione. A destra potete vedere
l'autenticazione, quindi ogni singolo diciamo collega può autenticarsi nel portale con le proprie credenziali interne e dopodiché selezionare l'archivio di interesse. Qui c'è cioè, seleziona archivio e quindi si fa un'operazione di cerca, si individua un archivio, ad esempio questo è l'archivio del parco veicolare dell'ACI, l'ultimo anno disponibile è il 2016, gli anni disponibili in SIM c'è cioè la serie storica e poi il trattamento che subisce, in questo caso è integrato in SIM individuo e in SIM unità economiche. Poi sotto c'è l'elenco dei lavori PSN che utilizzano questa fonte. Questo è un altro esempio, l'esempio a cui si accede cliccando su metadati. Oddio. Dove siamo qua? Scusate, un po' mi sto impicciando con questo coso. E qui abbiamo per ogni file che comprende la fornitura, in questo caso stiamo parlando dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari, studenti iscritti, iscrizioni in qualsiasi corso di laurea che ci vengono forniti dall'ufficio di statistica del MIUR, se ci sono i colleghi li ringrazio per la loro collaborazione, e quindi in questo caso il file dell'anagrafica degli iscritti all'università a un nuovo ordinamento contiene i seguenti campi, quindi ci sono alcune informazioni relativa alla descrizione del campo e alla classificazione. Se una variabile è associata a una classificazione, si può cliccare sul nome della classificazione e appare, diciamo, la declaratoria delle modalità. E poi, ecco, questo è un esempio del monitoraggio. Grazie, dovremmo chiudere. Sì, ok, finito, è proprio l'ultima, quindi se è disponibile o no, quando. E questo è un ulteriore esempio del technical check, cioè la verifica, diciamo, se ci sono discontinuità nei dati, e quindi sviluppi futuri sono la connessione con l'archivio del PSN, con i colleghi stiamo definendo un setup per avere poi uno spazio comune in cui aggiornare le liste da condividere, con i colleghi di SIQA del sistema di qualità vogliamo anche, diciamo, connettere i due sistemi in modo da avere un quadro più ampio tra l'input e l'output delle statistiche, e anche con i colleghi di SUM stiamo verificando la possibilità di creare questo mapping partendo ad esempio dalle classificazioni tra significati amministrativi e concetti statistici. Quindi bisogna lavorare molto sull'interoperabilità e possibilmente sin dall'inizio sarebbe più utile piuttosto che farlo a posteriori. E quindi, insomma, continueremo nel nostro lavoro. Grazie per l'attenzione. Grazie, Grazia. Se c'è qualche domanda, intanto io mi alzo a prendere. Una curiosità, perché voi avete deciso di far parlare tre sistemi che non si parlavano, no? Quindi facendo uno sforzo di integrazione tra questi tre sistemi, mi chiedevo se la scelta di non migrare verso un unico sistema fosse impraticabile o non è stata, perché è possibile che lo sforzo di integrazione di tre sistemi, soprattutto attendere, il che vuol dire mantenere tre sistemi, mantenere l'integrazione di questi tre sistemi, poteva essere bilanciato con il superamento verso un unico sistema. Tutto qua. Allora, proprio per questo abbiamo fatto proprio uno studio di fattibilità per verificare questo. In realtà, diciamo, lo sforzo per mettere in campo l'interoperabilità tra i sistemi è decisamente inferiore rispetto all'alternativa di creare un sistema unico. Diciamo che i sistemi funzionano molto bene, sono perfettamente funzionanti per il loro uso primario e, diciamo, con questa attività di investimento iniziale, di creazione di queste tabelle, di trascodifica e di aggiornamento delle sole tabelle, diciamo che riusciamo benissimo in poco tempo, tutto sommato, a realizzare questo sistema, quindi è stato fatto proprio un'analisi. Uno studio. Sì. Va
Bene, grazie. Allarghiamo ulteriormente il panorama e passiamo al livello internazionale. Carlo Vaccari ci presenterà l'esperienza del Link Adobe Statistics. Sì, salve a tutti. Io volevo prima di tutto fare una breve riflessione per inquadrare il lavoro. No, io presenterò qui una rete di ricerca europea sui LinkedIn Open Statistics e vorrei collegarmi anche ai discorsi fatti prima dai colleghi del Digital Team. L'Istat è un animale un po' strano nel campo della pubblica amministrazione, perché noi siamo molto diversi dalle pubbliche amministrazioni, prima di tutto perché il nostro core business sono i dati. Quindi quello che per tutti gli altri colleghi sono uno strumento utile ai fini del raggiungere i fini istituzionali, per noi sono il fine stesso, cioè i dati per noi sono l'input, sono ciò su cui lavoriamo e sono anche l'output. No, noi lavoriamo solo con i dati e questo ci differenzia nettamente dalle altre pubbliche amministrazioni e ci rende molto simili invece ai colleghi europei. No, noi con i colleghi europei siamo abituati da anni a lavorare insieme, il lavoro di standardizzazione sui metadati viene fatto a monte addirittura, no? Noi quando si decide un certo regolamento i nostri esperti vanno a Lussemburgo insieme ai colleghi europei, decidono tutto sui metadati a monte delle indagini. Quindi siamo molto diversi in questo anche, no? Che noi abbiamo un'abitudine a condividere e a integrare i metadati fin dall'origine con i nostri colleghi europei. In questo quadro il fatto dei linked open data si inseriscono in un modo quindi diverso dalle altre pubbliche amministrazioni, perché per noi si tratta di un approfondimento, un'introduzione della semantica nei metadati, per noi è importante, però entra in un rapporto già esistente, noi già condividiamo appunto tutto con i nostri colleghi europei, già siamo integrati. E i linked open data hanno un aspetto più invece forse direi di integrazione del mondo statistico col mondo esterno, no? Quindi un mondo statistico che di suo è già integrato, il sistema statistico europeo ha un livello di integrazione avanzatissimo, no? Noi tiriamo fuori gli stessi dati nella stessa ora in 28 paesi, 27 fra poco, 27 paesi europei, e da anni, quindi no? È un mondo un po' diverso. Io vi racconterò brevemente cosa stiamo facendo in questa SSNet che si chiama Linked Open Statistics. L'SSNet è uno strumento di Eurostat molto, molto interessante, con il quale i diversi istituti statistici si mettono insieme, Eurostat da un coordinamento centrale e dai fondi, e i vari istituti statistici lavorano insieme mettendo insieme le competenze su degli obiettivi che poi devono essere riportati per gli altri istituti statistici, per tutto il sistema statistico europeo. Quindi ci sono quotidianamente, diciamo ogni anno, un certo numero di SSNet running, e l'Istat, come ci riconosceva anche ieri la Cozzeva, l'Istat è il primo partecipante, diciamo, no? Come Italia siamo i più presenti nelle varie SSNet, spesso noi usiamo le SSNet per introdurre innovazione all'interno del nostro istituto, molto spesso usiamo, se mi passate il termine, la scusa europea per standardizzarci internamente, no? Si dice, ah, scusate, l'ha detto l'Europa. E quindi questa SSNet si chiama Linked Open Statistics, si tratta sostanzialmente di fare qualcosa per introdurre le tecniche del Linked Open Data all'interno delle statistiche. In Istat noi l'abbiamo fatto da anni, l'Istat è stato il primo istituto europeo a rilasciare un portale di Linked Open Data e difatti, come vedremo poi, siamo ritenuti fra i più avanzati in questo, e questa SSNet dovrebbe essere l'opportunità per il sistema statistico europeo di avanzare insieme nel campo del Linked Open Data. Quindi
come vedete, gli obiettivi generali, no? Dimostrare il valore dei linked open data, ma soprattutto vorremmo sviluppare soluzioni, cioè noi vorremmo, l'obiettivo principale è sviluppare una piattaforma, degli strumenti, del software che sia utilizzabile da tutto il sistema europeo e sviluppare anche parallelamente delle soluzioni di training che servano a diffondere la cultura degli open data, linked open data all'interno del sistema statistico europeo. Questa è la formazione dell'SSNet, quindi come al solito c'è un coordinatore, che in questo caso sono i colleghi bulgari, e poi ci sono tre partner, Francia, Italia e Irlanda. Molto interessante il fatto che nella SSNet partecipa come subfornitore, ma perché è l'unico modo amministrativo accettato, partecipano a pieno titolo due università irlandesi che diciamo stanno sviluppando insieme a noi le soluzioni. Lavoriamo normalmente attraverso web call, però nella durata dell'SSNet, che è di 18 mesi, sono stati pianificati tre hackathon di una settimana, durante i quali ci si vede in diversi, ci si è visti in Irlanda, ci si vedrà in Francia e l'ultimo in Bulgaria, per sviluppare insieme delle soluzioni e testarle e testare le piattaforme via via che vengono sviluppate. Quindi si tenta di avere una continua verifica di quello che si sta sviluppando. Un altro obiettivo importante per l'SSNet è quello di rimanere collegati agli altri progetti in corso. C'è per esempio un grosso progetto Digicom di Eurostat, che è uno dei progetti strategici per la Vision 2020, che appunto stanno lavorando con noi, ci vedremo insieme durante gli hackathon per coordinare le attività con questi, con i colleghi di questi altri progetti. Questi sono i work package, quindi c'è il classico work package di coordinamento, quello diciamo basico. Il work package 1 è quello più importante, perché è quello che davvero deve impostare e definire questa piattaforma ed esprimere raccomandazioni all'uso di questa piattaforma. Quindi qui ci sarà qualcosa che potrà essere utilizzato dai vari istituti. L'ultimo work package si occupa più che altro di impostare una piattaforma collaborativa, quindi il tentativo di impostare degli strumenti per allargare la conoscenza di queste tematiche. Tenete conto, appunto, siamo quattro istituti e dobbiamo diffondere a più di 20 istituti tutta questa roba. Vi volevo far vedere alcuni primi risultati. L'SSNet è cominciata da 4-5 mesi, quindi stiamo lavorando. Abbiamo per esempio esplicitato e sistematizzato i benefici dell'uso dei linked open data, qui li potete vedere sommarizzati, i benefici sia dal punto di vista degli istituti statistici, quindi perché muovere verso i linked open data, che valore aggiunto ci dà aggiungere la semantica ai nostri dati e alla diffusione dei nostri dati, e quali sono i benefici anche dal lato degli utenti, no? I nostri data consumer, che cosa potranno fare in più, forse in questo auditorio è abbastanza scontato dire che cosa, perché sono meglio i linked open data della disseminazione tradizionale, ma chiaramente nel mondo della statistica tradizionale va chiarito questo concetto. E qui vedete i primi risultati, è stato fatto un'indagine sulla maturità dei vari istituti di statistica rispetto al fenomeno dei linked open data. Come vedete, noi italiani siamo ritenuti, no, fra i più avanzati. Qui si usa il vecchio modello a 5 stelle di Tim Berners-Lee, e quindi, no, essendo stati i primi a aver
aver rilasciato questo portale siamo considerati già standardizzati a 5 stelle, anche se forse ci siamo un po' fermati dopo aver raggiunto quel bellissimo primo risultato. Sì, ogni riferimento politico è non voluto, ovviamente. Qui vedete invece una cosa interessante: è stata condotta un'intervista presso gli altri istituti di statistica per capire quali sono le lacune, quali sono le mancanze, che cosa manca per poter usare bene i linked open data. No, e vedete che sono problemi di tutti i tipi, ci sono problemi di tecnologia, di infrastruttura, ci sono problemi di strategie, di policy, ci sono problemi di formazione ovviamente, no? Di skill, di capabilities e a volte anche di understanding e così via. Quindi questi sono, diciamo, un po' i primi risultati della nostra rete. Sono stati anche identificati questi passi necessari. Gli step del livello superiore sono quelli per la pubblicazione dei linked open statistical data, vedete i vari step che vanno seguiti, quelli sotto invece sono i passi necessari per la formazione del personale, sempre rispetto ai linked open data, e poi sono stati definiti i principali use case. Qui vedete un esempio di use case che riguarda la pubblicazione di linked open data da parte di un istituto di statistica. Io mi fermo qui, ecco, il lavoro, come vi dicevo, è in corso, ma penso di sicuro per la fine dell'anno avremo qualche risultato concreto e contiamo che di arrivare ad avere qualche tool che possa essere utilizzato da tutto il sistema statistico europeo. E sarà interessante a quel punto magari, no, matchare tutta questa attività con le attività condotte a livello nazionale. Grazie. Grazie Carlo, ha fatto bravissimo nel recuperare un po' di tempo perduto. Domanda, a questo punto apriamo direttamente la sessione, diciamo, di dibattito più ampio, quindi a Carlo ma anche agli altri relatori se c'è qualche domanda. Prego. Caterina Lupo, dell'Istat da pochissimo tempo e provengo dall'antenato dell'AGI, dell'autorità per l'informatica, quindi mi appassionano moltissimo questi temi e volevo chiedere se avete identificato delle aree di sovrapposizione tra le tematiche che affronta il DAF e quelle del sistema unico dei registri, anche se non concrete metodologiche che potrebbero, come dire, essere messe a fattor comune in qualche modo. E poi mi interessava capire se è sufficiente separare la corrispondenza tra l'identificativo e come dire, l'identificativo in chiaro del soggetto per soddisfare i requisiti di privacy, viste le possibilità, diciamo, di incrociare dati. Io rispondo per la prima parte. Allora, ti dico quello che penso personalmente, quindi non è una posizione del team. Secondo me quello che fa l'Istat a livello di integrazione dei dati, soprattutto dei registri, dovrebbe essere riutilizzato per supportare quello che il DAF è nato per fare, cioè le attività delle altre pubbliche amministrazioni. Il problema è che non lo può fare. Allo stato attuale Istat fa queste tipologie di attività per produrre statistiche. In un mondo ideale queste due cose, almeno nella mia testa, dovrebbero essere, come dire, razionalizzate. Non so se ho risposto alla domanda. Oh, quale parte non ho risposto? Le azioni che voi svolgete per migliorare la qualità dei dati e ricondurle a ontologie generalizzate, che per l'Istat è più facile perché ha dei dati già in qualche modo preparati, e mi domando se qualche aspetto metodologico potrebbe semplificare il lavoro dell'Istat nel ricondurre alle ontologie più generali
nell'ottica di un eventuale riuso che non è possibile. Allora, dal punto di vista metodologico, quello che stiamo facendo adesso con l'Istat è di raccordo nelle ontologie, nella metodologia con cui entrambi, diciamo così, strutturiamo le ontologie, tant'è che alcune di queste le stiamo facendo a quattro mani. Sì, assolutamente. L'ontologia delle persone è stata fatta insieme. Sì, sì. Su come vengono utilizzate le ontologie per fare tutti i processi di integrazione, questo è parecchio più complicato, ma per le motivazioni di cui diceva Monica, cioè è proprio l'approccio che è diverso, ed è diverso perché diversi sono i bisogni delle due piattaforme, insomma così, dei due casi. Insomma. Quindi è possibile che nel tempo, se queste cose si chiariscono dal punto di vista dell'ownership, dei processi, che ci sarà un'integrazione più, però al momento non posso dire altro. Se posso aggiungere proprio l'esperienza dell'ontologia delle persone, cioè quando ci siamo messi insieme a fare questa cosa, l'Istat aveva delle esigenze veramente, veramente specifiche, perché aveva la banca dati sotto che doveva gestire in un certo modo. Noi guardiamo ad una pletora molto più vasta di dati e quindi dovevamo anche trovare un livello di astrazione un pochino più alto, ok, non entrando proprio nella specificità tipica dell'Istat, no? E quindi abbiamo cercato di trovare appunto un livello che potesse andare bene a tutte e due, ok? Quindi a noi per gestire una mole più vasta di dati, a loro per gestire comunque i loro dati, con la possibilità per loro eventualmente di estendere con le peculiarità specifiche. Quindi questa è stata proprio la metodologia dell'ontologia delle persone. Esempio, c'era la catalogazione delle degli over 50, degli over 100, degli over... Cioè era una cosa che serviva da un punto di vista statistico, lo capisco benissimo, forse nei dati anche che noi abbiamo, forse questa specificità, no? Questo è il lavoro di trade-off che abbiamo trovato. Il nucleo, esatto, esattamente, il nucleo. Oh, grazie. Rispondo io alla parte. Prego, di domanda. Sì. Allora, per quanto riguarda la produzione della quality report card, non c'è assolutamente alcun rischio che si possa accedere ai dati, perché come dicevo c'è un DB passante che legge solamente i metadati e alcuni macrodati, quindi non c'è proprio accesso, possibilità di accesso. Per quanto riguarda in generale le politiche dell'Istat, ovviamente ci sono vari strumenti, non solo questo, che permettono, diciamo, rispetto assoluto della normativa, ovviamente. Buongiorno a tutti, mi chiamo Elio Giulianelli e lavoro all'ISPRA su un progetto sui Linked Open Data e con piacere, diciamo, avevo collaborato anche con l'Istat linkandoci reciprocamente i dati. E, diciamo, il portale, adesso, diciamo, il portale attuale dei Linked Open Data dell'Istat, io spero che continui, diciamo, perché la sensazione era che ha un problema di tempo di risposta, cioè, diciamo, probabilmente, ecco, spero, per me è stata una cosa molto, almeno personalmente, molto positiva questa integrazione reciproca, e spero che, come accennavo a Stefano De Francisci, che possiamo continuare a lavorare insieme. Adesso devo capire chi sono le interfacce tecniche per poter continuare a collaborare, perché per me è stata veramente un'esperienza positiva. E poi volevo fare una domanda a Raffaele Lillo e a Giorgia Lodi, un consiglio più che altro. Io in questo progetto che ho fatto, che ho seguito, diciamo, sui Linked Data, mi sto scontrando con delle problematiche proprio prestazionali del sistema, siccome potenzialmente si possono mettere dentro dati anche real time dell'ISPRA, come rilevamento di stazioni delle mareografiche, onda metriche, che sono poi delle stazioni meteorologiche, oppure stazioni di monitoraggio di qualità dell'aria, quindi potenzialmente potremmo mettere dentro tantissimi dati. Io, diciamo, ho avuto problemi su proprio i sistemi da implementare fisicamente proprio e un'altra cosa, come accennava anche Giorgia sul discorso dei formati, quando si cercano di ingaggiare, diciamo, gli stakeholder esterni, che sono magari gli sviluppatori,
quei pochi contatti che ho avuto con, mi dicono sì, però lo Sparkle, sto facendo l'avvocato del diavolo, io sono appassionato della cosa, lo Sparkle lo conoscono pochi, poi noi usiamo molto JSON. Approfittavo per capire se questo sistema che diciamo ISPRA, Linked Data, come lo posso eventualmente, è possibile magari, non sono andato, non conosco bene il DAF, quindi se magari può integrarsi magari offrendo delle interfacce API che potrebbero essere utilizzate dagli sviluppatori, cioè è un consiglio più che altro, non, cioè, capire un attimo. Non ho le idee chiare, cioè il problema è questa interfaccia Sparkle è affascinante, questo standard di Linked Open Data è uno standard V3C che per me è veramente una cosa eccezionale perché è svincolato dalla tecnologia sottostante che comunque puoi continuare a implementare, però offre delle interfacce molto molto diciamo che probabilmente hanno un futuro proprio perché sono svincolate dalla tecnologia, però come diciamo si integrano le applicazioni, questo mi sfugge ancora bene. Ripeto, sto facendo l'avvocato del diavolo. Okay. Grazie. Vedi che provo a rispondere alle ultime domande. Allora, il DAF di default non nasce per esporre Sparkle Endpoint. Il DAF espone anche Sparkle Endpoint per quei dataset che sono stati metadatati in un certo modo. Ma la logica di base per cui nasce il DAF e per cui è stato scritto in termini di interoperabilità anche applicativa, avviene tramite API. Questo già c'è. Cioè adesso se tu carichi un dataset nel DAF, il DAF espone un API, una o più API, diciamo più API, che puoi utilizzare per accedere alle informazioni del dataset. Quindi Sparkle Endpoint è una cosa in più che è stata prevista per quei dataset, per cui ha senso esporre uno Sparkle Endpoint. A me non risulta che questo tipo di tecnologia venga usata, o comunque non in maniera industriale, su microdati. Quindi triplificare e esporre Sparkle Endpoint per fare operazioni più o meno complesse su dati la cui mole è molto rilevante, probabilmente lo Linked Open Data non è lo strumento ideale. Tant'è che anche l'Istat, Linked Open Data che ci sono in giro sono sui macrodati, su dati la cui mole è gestibile. Ritornando alla tua domanda rispetto alla parte prestazionale, ripeto, tutta questa parte qua è gestita con un classico cluster big data, quindi se vuoi fare ingestion di dati real time, scordati Sparkle Endpoint ovviamente, ma puoi fare ingestion di tutti i dati che vuoi, quindi se vuoi far parte come ISPRA, e noi saremo più che felici del DAF, essendo una delle pubbliche amministrazioni della sperimentazione, scrivici. DAF ingerisce dati Linked Data del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Ok, quindi quello che va a fare fa delle query Sparkle, ok? E si prende dentro dei dati. Questo è già possibile. Ok. Però diciamo Wikidata è una roba enorme che usa Sparkle abbastanza. No, Wikidata per esempio usa come Sparkle Endpoint Blazegraph che ha delle ottimizzazioni. Lo stesso Google, ok, il Knowledge Graph di Google, insomma, usa sotto Linked Data. L'unica cosa è che ci sono delle altre tecniche anche disponibili allo stato dell'arte. Adesso si parla molto anche di Linked Data Fragment, per esempio, che sono delle tecniche che servono anche proprio per aiutare un po', cioè lo sanno, insomma, è noto, insomma, questi problemi di performance, anzi molti di quelli che dicono queste, cioè, che dicono vabbè sì va bene però c'ha dei vantaggi ma c'è anche degli svantaggi. L'altra cosa che volevo dire è che esiste, l'avevamo anche guardato inizialmente quando abbiamo proprio iniziato a fare questi discorsi sulla semantica anche con Raffaele per il DAF, esiste un progetto europeo che si chiama Big Data in Europe, ok, che hanno fatto un semantic data lake dove mettono insieme Big Data e sopra tutta la parte di ontologia, quindi roba semantica,
chiaramente è ancora molto in fase di sperimentazione scientifica, però cioè, ci sono dei tentativi, però appunto nel mondo scientifico queste due cose sono tentativi. Sono dei tentativi, ok? Cioè, non c'è secondo me ancora un grado di maturità molto ampio, ok? Però insomma, da quello che capisco della comunità scientifica è che c'è un'idea di comunque vedere di unire questi due mondi, perché ci sono dei vantaggi in un mondo e nell'altro, chiaramente. Sì, ultima domanda, poi penso dobbiamo chiudere. Velocissimamente un commento su quest'ultimo punto, perché poi penso che questa sia l'occasione anche per condividere best and worst experiences che facciamo. Sul discorso di triplificare in maniera massiva, io sono d'accordo con Raffaele, non tutto quello che deve essere pubblicato può essere mandato su TripleSort con le tecnologie attuali, cioè allo stato dell'arte e non in ambiti di questo tipo. Quindi diciamo usare magari cum grano salis che cosa, quale utenza ha interesse particolare ad avere una triplificazione, per esempio per sviluppo di applicazioni che accedano direttamente ai dati triplificati, secondo me è insomma, un consiglio che anche sulla base delle esperienze abbiamo fatto in Istat mi sentirei di fare. Sì, credo che siamo arrivati alla conclusione, anche perché ci hanno già cancellato, ci hanno messo già il pomeriggio, però noi rimarremo. Scusami? Mi sembrava che stesse per dire qualcosa a Carlo, però non vorrei. No? Io volevo solo dire che, e come accennavo prima, gli strumenti che saranno sviluppati all'interno della nostra rete saranno comunque resi pubblici, quindi questo diciamo va a favore del discorso della collaborazione con ISPRA. Di sicuro l'Istat continuerà a sviluppare il suo portale LOD, questo lo diamo per certo. Probabilmente, chiaramente, i nostri sono strumenti più mirati per forza su dati statistici e quindi su dati aggregati. E nel caso vostro sì, avete i vostri dati aggregati, ma avete anche una valanga di microdati da sensori o cose del genere. Ci siamo agganciati sui comuni praticamente. Difatti incroci dati statistici con dati ambientali. Esatto, io penso che quello possa essere il punto di sviluppo. Perfetto. Poi possiamo continuare dopo, anche perché non ho capito se la tua domanda era i tempi di risposta del sistema o dell'amministrazione per andare avanti col sistema, diciamo, grosso modo. Diciamo. Ma a parte questo, va bene, diciamo, ne parleremo in altre sedi. Vi do appuntamento agli altri eventi del percorso integrazione e per quanto ci riguarda tra 2 anni ci rivedremo qua, sicuramente sarà una sessione sull'integrazione perché in tutte le conferenze di statistica io avevo ancora i capelli neri quando parlavamo di integrazione, speriamo che a questo punto questa sia la volta buona come diceva una pulita e diciamo che a questo punto da qui a 2 anni, 4 anni, 6 anni, non so se si chiamerà DAF, ma insomma speriamo che va bene. Grazie a tutti.